Penacchioni, che è un dottore naturalista e ricercatore scientifico presso vari enti, università, quindi ci spiegherà oggi un po' delle nozioni che hanno un profilo tecnico, ma lo farà in modo assolutamente chiaro, comprensibile, e vi assicuro che, avendo già assistito a questo evento in altre sedi, colpirà molto quello che lui ci dirà. E poi ci sono i nostri portavoce, abbiamo il nostro portavoce al Senato Carlo Martelli e il portavoce della Regione Puglia Marco Galante, che conoscete benissimo perché è del territorio. Quindi io al momento vi presento una persona che è quella che sostanzialmente ha creato e ha creduto già ormai da 3 anni a questa parte, forse 4 anche il primo. Esatto, che ha creato questo tour che da un po' di anni ha attraversato prima una parte della regione, poi l'intera Puglia, poi tante regioni, però non voglio anticipare nulla perché vi presento Francesco Quattro e vi racconterà cos'è il giro mai della nostra magia. Grazie a tutti quanti gli intervenuti e grazie naturalmente agli amici portavoce che non si fanno mai desiderare, sono sempre presenti nei nostri eventi. Diciamo che Cinema in Nostro Mare nasce da un'idea nata proprio qui, con amici attivisti ionici, dove il 10 agosto 2013 ci incontrammo in quella di Lottaglia per organizzare un evento chiamato Catena Umana. E da lì, da questa idea, da questa catena umana, mi viene proprio l'ispirazione di organizzare l'anno successivo un incontro a Monopoli, dove ci incontrammo alcuni attivisti regionali e pensavamo appunto di lanciare questo evento sulle spiagge pugliesi e, uscendo dalla Puglia, in una spiaggia della Basilicata, della Lucania. L'evento è andato bene, tanto che l'anno dopo, sempre con Savino, sempre al mio fianco, e con altri attivisti, e perché no, portavoce, che sono nel gruppo organizzativo. Attualmente il gruppo organizzativo Cinema nel Nostro Mare conta una trentina di persone, tra portavoce nazionali, portavoce della regione, collaboratori e attivisti, oltre ovviamente a portavoce comune. Niente, poi però decidiamo l'anno dopo, nel 2015, di allargarci un po'. Così che toccavo 4 regioni. Nel 2015 siamo stati in Puglia, in Basilicata, in Calabria e in Sicilia. D'accordo? Sì, in effetti non ci volevamo fermare perché sì, c'erano questi quesiti che bloccavano di fatto la nostra azione. Perché se effettivamente fossero stati portati avanti questi referendari, accettavano e bloccavano il percorso del ragazzo di Marina. Questi non ci sono più, così che abbiamo deciso di continuare questa azione e di non fermarci. In effetti quest'anno partiremo a metà giugno, partiremo dal Veneto, percorreremo tutta la costa adriatica fino al giro, fino alla Sicilia. Non contenti di tutto ciò, ad agosto saremo pure in Sardegna, e quest'anno sarà un tour nazionale, toccando tutte queste regioni, e saranno 2 mesi e mezzo abbastanza impegnativi. Io voglio venire un attimo a spiegare quello che facciamo ora in questi eventi. Quindi questo è il 5° evento invernale, in effetti siamo partiti il 9 di gennaio da Bari, l'ho fatto Bari, Bisceglie, Rossano Calabro. Sabato scorso ero a Crotone e oggi siamo qui a Castellaneta. Meno male, finalmente siamo tornati nella mia provincia, finalmente, dove poter fare un evento. Questi eventi, tra l'altro, toccheranno 4 regioni, saremo ancora in Calabria, in Basilicata e in Sicilia nel mese di aprile e di maggio, giusto per avere un rapporto, un feedback diretto con tutte le associazioni di categoria e con i cittadini anche, per carità, che dal mare hanno un loro rientro economico, perché è proprio questo che noi vogliamo portare. Vogliamo dire a questi signori, a queste associazioni, che noi, come Movimento 5 Stelle, con i portavoce che lo rappresentano, siamo vicini a loro, siamo vicini all'ambiente. Una delle 5 Stelle del Movimento
facciamo noi in questo tour, e questo è quello che parleremo stasera. Vi ringrazio e buona vita a tutti. Grazie Francesco. Allora io passo direttamente la parola al professor Pennacchioni, che ci illustrerà con questa presentazione, diciamo, le motivazioni per le quali lottiamo contro le celebrazioni, perché vogliamo salvaguardare il nostro ambiente. Quando faccio una piccola breve premessa, quando mi hanno coinvolto in questa storia, io ero un po' di tempo che non mi occupavo di biologia marina, e perché ero impegnato in tutt'altre cose terrestri, e ho cominciato un po' a documentarmi che cosa può significare una trivellazione petrolifera, ma prima ancora che cosa può significare una ricerca di dove andare a farsi i buchi. E vi dico sinceramente, mi è venuto a pensare, mo scendo dal costruito, mi compro un mezzo chilo di sardine finché sono in tempo, perché ho trovato, lo intuivo però dal buon vecchio ricercatore, vecchia scuola, le intuizioni sono valide solo se vengono confermate, e intuivo che c'era qualche cosa che non andava. Però poi dopo ho avuto conferma. Soprattutto noi abbiamo cominciato questa avventura con l'Adriatico, che è una vasca da bagno, praticamente chiuso, lo continuiamo con una zona che sotto questo punto di vista forse è ancora peggiore, perché ha pochissimo ricambio di acqua, che è il Golfo di Taranto. Trivellazioni petrolifere. Tutto quello che dirò va un attimino letto alla luce di una realtà che non è mia. Ci sono fior di ricercatori che l'hanno detto. E che è la seguente. Di petrolio nell'Adriatico ce n'è poco, nel Golfo di Taranto altrettanto poco, perché sono comunque terreni relativamente giovani, ed è di pessima qualità. I latini dicevano cui prodest, cioè a chi giova. Tutto questo, non lo so, per quali fisime cerebrali di qualche personaggio, cercando, non so, vogliono diventare il nuovo poet senza avere i numeri, non lo so. Tutto questo però a fronte di un tesoro inestimabile che verrebbe irrimediabilmente compromesso. Io ho fatto un po' questa presentazione abbastanza sintetica, però diciamo lo leggerete, lo vedrete, ma ve lo voglio anticipare, così tanto per rendervi l'animo più leggero. In caso venisse data attuazione al programma di ricerche petrolifere nell'Ionio e nell'Adriatico, noi avremmo 858 specie marine a rischio immediato e diretto, e di queste 858 specie almeno 60 sono di elevato interesse commerciale e alimentare. Topolo. È un gioco al passato. Non fateci del male, perché siamo capaci di farcelo da noi e siamo quei bravi. Turistica della pesca e di contatto di tutto l'indotto, che invece dovrebbe essere il supporto dell'economia italiana. In un paese che detiene circa il 70-80% delle risorse culturali mondiali, noi mettiamo
in gioco tutto questo per 4 once di petrolio di scarsa qualità. Dicono che noi siamo Homo sapiens, ma comincio ad avere dei dubbi molto forti. Lo ironio, questa che vedete è una foto scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale e ci mostra una situazione abbastanza particolare. In un mare chiuso, come è il Mediterraneo, c'è il Mar Ionio che è ancora più chiuso. Gemma c'ha questa bocca grande, ha voglia di cambio, manco per niente. Il ricambio di acqua nel Golfo di Taranto è molto lento. Quindi immaginate che cosa potrebbe succedere. Un guaio qualsiasi alla piattaforma petrolifera o a quelle sorta di porcherie che mettono per aumentare la pressione dei pozzi e passaggi del petrolio, ci rimarrebbe tutto quanto bello conservato da noi. Addio viticoltura, addio pesca, addio turismo, addio tutto. In più, lo Ionio è una delle zone geologicamente più interessanti d'Europa, forse dell'emisfero settentrionale, perché nello Ionio vanno a confluire, vanno a versare i loro sedimenti, un po' di fiumi che vengono dalla zona argillosa portando tantissimi sedimenti, laghi, simili, il Basento, il Brano, eccetera. Questo succede per qualsiasi fiume di buona famiglia. Il problema è che dal Golfo di Taranto parte una cosiddetta fossa tettonica, cioè una spaccatura della crosta terrestre che si apre e si chiude a seconda che l'Africa prema o si distenda. In questo momento siamo in una fase di distensione. Piccola notizia, dopo il terremoto dell'Aquila l'Italia si è allargata di 20 cm. Siamo in una fase distensiva. Che cosa succede quando in una fase distensiva questa crepa si apre? Io la riempio di tutti questi sedimenti. Nel momento in cui si richiude, questi sedimenti fanno come, avete presente la risma di carta? Quando voi tenete bloccata da una parte e prendete dall'altra, che cosa fa? Si alza. Bene, allora, nei prossimi milioni di anni l'Appennino continuerà attraverso il Golfo di Taranto. Quindi, come zona geologicamente attiva, è importantissima per capire tutte le dinamiche che succedono sulla crosta terrestre. Ci vogliono fai buchi per trovare petrolio, va bene. Adesso vediamo di mandare avanti questa trappola, ecco qua, racchiude una porzione forse più importante dello Ionio, è chiuso da tre lati, abbiamo detto ricambio di acqua limitato, sovrasta una fossa tettonica che si sviluppa verso sud raggiungendo anche per la parte di profondità, raggiunge anche 3 km. Fra le altre cose questa fossa tettonica prosegue fino ad arrivare al Mar Rosso. Scende giù lungo il Mar Rosso, si infila nelle zone dei grandi laghi depressi dell'Africa, quindi praticamente in un futuro, non lo vedremo, peccato, ero curioso, l'Appennino arriverà fino là sotto. Le correnti superficiali sono quelle che ci interessano per capire, in uno studio di impatto ambientale, poi vi racconto una cosettina circa gli studi di impatto ambientale su queste faccende qui, che sono tutti da ridere se non fosse da ragione, sono condizionate naturalmente dalla morfologia della terraferma. Nel Golfo di Taranto queste correnti provengono dall'Adriatico, subiscono una turbolenza, poi adesso lo vediamo in un'immagine successiva, sulla punta del Salento, quindi Santa Maria di Leuca, risalgono la costa orientale del Golfo di Taranto,
girano e se ne scendono giù con quella costa calabra. Queste sono quelle più costiere. Poi ci sono delle correnti più deboli che vanno sempre verso il centro, fino a che al centro la morfologia stessa è ad arco, crea una corrente circolare che stabilizza il tutto e quindi praticamente quello che sta lì li rimane. Oltretutto, vista la morfologia, non sono correnti forti e quindi il ricambio d'acqua è molto lento. Questa è una prima immagine che ci dice dove mi sono portato la faccenda strada, che ci dice dove sta il Golfo di Taranto, e qui praticamente si vede qual è il gioco delle correnti. Sembra che nel Golfo di Taranto non gliene importi niente a nessuno, perché praticamente studi particolareggiati di correnti come nella Adriatica e nel Tirreno non ce ne sono. Vabbè, io me ne sono ricostruite, mi sono andato a vedere un pochettino di animali della marina, mi sono andato a vedere un pochettino di cosettine strane e ho scoperto questo andamento qui. Le frecce più spesse sono le correnti leggermente, non vi fate film in testa, leggermente più forti, mentre le frecce con la linea più sottile sono correnti molto più deboli. E il gioco delle correnti è questo: girano di qua, costeggiano tutto l'arco e poi se ne escono da queste parti. Una componente non entra nemmeno, questi vengono dall'Adriatico, nell'Adriatico entrano lungo la costa orientale. Al centro queste correnti così inducono una serie di altre piccole correnti che tendono in alcuni mesi dell'anno ad avere un andamento circolare, quindi in pratica questo andamento circolare non fa altro che trattenere tutto quello che c'è all'interno. La fossa tettonica praticamente si apre in questo modo qua e scende poi giù in questo modo, quindi la parte più profonda è la parte centrale. Chissà se questo qua. Allora, perché ci agitiamo tanto quando qualcuno ci viene a dire che vuole fare delle cose strane in questo mare? Perché questo mare riveste un'importanza eccezionale. Nel riscaldamento globale in questo mare sono i pesci tropicali, subtropicali, sono quelli che arrivano per primi. Quindi già iniziamo a trovare delle specie che prima si trovavano lungo le coste del Nord Africa. Poi siccome ha questa fossa tettonica, quindi delle notevoli profondità, rinveniamo anche alcune specie importanti di pesci abissali. Faccio un esempio, il pesce vetro, sono specie che occasionalmente si trovano sui mercati ittici, la gente dice mamma mia quanto è brutto e non li compra. Ma c'è un'altra cosa importante. Lo ionio è una narseli per i cetacei, ma non solo i delfini, che sembra che tutti vedano. Poi col termine delfini si intende così comunemente tutta una serie di specie che vanno dal crocicefalo, il tulsia, il tulsio per il delfino, eccetera, eccetera. Ma anche le balene. A me è capitato più di una volta di vederle anche a distanza non grande, dalla balena comune ai capodogli e compagnia cantante, che vengono a riprodursi all'interno del Golfo di Taranto proprio per le caratteristiche particolari che hanno queste acque. In gran parte, vedete, l'Italia
e la Francia hanno costituito al nord della Corsica il santuario dei cetacei, una zona dove è proibito il transito delle petroliere, è proibito tutto. Quella è una zona di alimentazione, non vanno a riprodursi lì. Quella zona, quel parco marino importantissimo, voluto caparbiamente da Jacques Cousteau e compagnia cantante della Guardia di Monaco, non avrebbe ragione di esistere nel momento in cui il Golfo di Taranto venisse compromesso e venisse negata a questi cetacei la possibilità di riprodursi, perché sarebbe da riprodurre qua, in piccola parte nell'Adriatico, ma in massima parte qui nella zona dello Ionio. Che cosa c'è proprio visivamente? Io ho fatto una carrellata di cose così, ma sono una minima parte. Gli Antias, piuttosto che i Capponi, piuttosto che, se questo se ne va avanti, il mio solito conflitto, le Castagnole, il Talassoma Paolo, la Donzella, questi sono pesci che fino a 30-35 anni fa si trovavano lungo le coste nordafricane. Oggi li troviamo tranquillamente fino all'altezza di Pescara, quindi è uno dei primi posti dove sono arrivati. È stato proprio il Golfo di Taranto, Cavalluccio Marino, Gorgonie, non stiamo a Charles de Cinque, giuro. Questa è tutta fauna rigorosamente del Golfo di Taranto. Basterebbe mettersi una maschera, un boccaglio, un paio di pinne, fare un po' di snorkeling lungo le scogliere, vedreste le stesse cose che state vedendo su queste foto. Quindi abbiamo madrepore, abbiamo coralli, questa qua è un mollusco piccoletto, un'intera famiglia, le flabelline, che si nutrono di coralli, assolutamente spettacolare. Questi ciuffi che c'ha sopra la schiena, non è bersagliere, queste qui sono le branchie e questi qui sono degli indicatori ecologici importantissimi, a dispetto dei tanti attentati che ha subito e subisce, si prevede subirà il Golfo di Taranto. Tenete presente che la presenza di questi animali qui è una certificazione della qualità delle acque. Andiamo avanti se ci riusciamo. Vabbè. I delfini, naturalmente, questo è il Dulciope. Squali, uno degli ultimi avvistamenti è questo di questo signore qua sotto, che a dispetto dei 7 metri di lunghezza e della bocca così grande non deve mettere nessuna paura, perché senza denti, perché si nutre di plankton. Questo è lo squalo elefante, questo qua su magari i denti ce l'ha, ma anche qui, piccola parentesi che serve sempre, anche qui ci stanno in giro le gente metropolitane proprio con dosi industriali, perché c'è stato un subacqueo, un esperto di squali americano, io l'avrei voluto uccidere, perché mi ha detto ti faccio fare un'immersione emozionante. Ci siamo immersi e a un certo punto ci siamo trovati nel Tirreno circondati da questi signori quassù. Anche sapete, quando uno pensa, diceva, beh, ok, ho vissuto abbastanza, perché speriamo che almeno mi trovi di suo gradimento. Ma questo incosciente, scrive Riato, ci giocava. Cioè, voi immaginate il famoso squalo cattivissimo e compagnia cantante che gli arrivava vicino,
si rivoltava sulla pancia per farsi grattare la pancia, peggio del cane. E mi spiegava poi, quando siamo di ragazzi, io ero invecchiato di 10 anni prima di vedere 25 kg, e praticamente mi spiegava, dice, loro sentono la paura, il nervosismo, si nervosiscono con le loro e attaccano, ma soprattutto se uno comincia a fare dei movimenti scomposti, fa gli stessi movimenti occasionalmente di un pesce ferito, che è la loro preda preferita, perché anche loro, siccome non sono scemi, predano ciò che gli crea meno fatica, guarda caso, e quindi praticamente fanno questo tipo di servizio. Balene, questa dimostra soltanto cosa vuole, c'è tanto che passa. Delfini, purtroppo spiaggiati. E adesso perché si spiaggiano i delfini? Non perché si sono occupati di fare gli animali d'acqua. Sulle coste di Varano, in provincia di Foggia, ci sono stati 7 capodogli che hanno deciso di farla finita spiaggiandosi. Quei 7 capodogli mostravano all'atto dell'ispezione sangue dalla bocca, e quando qualcuno si è messo in testa di fare la microscopia ha scoperto che gli organi interni erano distrutti. Idem questo signore qua. Che cos'è che li ha fatti spiaggiare? Questi non perdono l'orientamento perché stanno ubriachi. Hanno subito gli effetti dell'arganna. Che cos'è l'arganna? L'arganna, letteralmente visto l'acqua, è una tecnica che serve per innescare piccoli terremoti sul fondo marino, innescare sismicità. E in pratica, dalla risposta di questa sismicità, gli esperti vedono eventuali anomalie nella composizione del fondo e arguiscono che forse l'acido potrebbe essere petrolio. Queste arganne, che vanno da pochi litri fino a decine litri, sparano praticamente delle bolle d'aria ad altissima pressione e ad altissima velocità verso il fondo, e queste bolle d'aria impattando sul fondo creano queste vibrazioni. Qual è la tecnica? Uno sparo al secondo 24 ore su 24. Veniamo a quello che vi dicevo prima. Io ho letto uno studio di impatto ambientale, in 60 pagine si sono tolti il pensiero, ogni pagina diceva l'esatto contrario delle altre 59, compresa la testatina. In una pagina dicevano che il rumore prodotto dall'arganna è 100.000 volte quello di un supersonico in decollo. Chi è stato in qualche aeroporto sa già che è poco sopportabile, figurava se quello. Nella pagina successiva diceva l'effetto negativo dell'arganna si esaurisce a 1 metro di distanza. Anche il più idiota degli studenti asini della peggiore scuola d'Europa sa benissimo che nell'acqua il rumore e la pressione si diffondono più velocemente, molto più velocemente, con più violenza. Se volete fare una prova, infilatevi nella vasca al bagno con l'acqua, mettete la goccia dentro e sentirete quello che dicono due piani sotto di voi. Come fanno a dire che in 1 metro non si esaurisce l'effetto? È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Queste bombe d'acqua creano delle differenze
differenze di pressione assolutamente spropositate. Quindi non vanno a incidere soltanto sui condotti uditivi, sugli organi di senso di questi animali, vanno a impattare su tutto l'organismo, non solo dei cetacei, ma dei pesci, degli invertebrati, dei microorganismi, di tutto. Non a caso i bombaroli, i pescatori di rodo, buttavano le bombe dentro il mare, queste esplodendo creavano delle differenze di pressione che spaccavano la vescica natatoria dei pesci, i quali venivano diligentemente a galla e loro li pescavano e facevano il danno della miseria. Questo ha un effetto forse anche peggiore. Gli organi di questi animali che sembrano giganteschi, cioè una balena, un capodoglio, un mostro, sarà invincibile. No, no, attenzione, hanno degli organi che sono delicatissimi. Quindi delle differenze di pressione così forti e così violente gli distruggono. Anche su tutta la catena alimentare, voi sapete bene che in un ambiente marino terrestre, quello che è, l'animale grosso esiste perché alla base della catena alimentare c'è quell'animale o quella pianta che si vede solo col microscopio. Se viene a mancare uno di questi anelli, se ne va a carte 48 tutto l'equilibrio. Quindi l'effetto che può avere sugli invertebrati non è, diceva, questo problema degli invertebrati che se ne fregano, no, no. Ha un effetto disastroso anche su quelli che si cibano degli invertebrati e che naturalmente non troveranno più niente da mangiare. Ma molti di questi invertebrati sono filtratori, quindi sono dei naturali depuratori del mare. Andati loro, le porcherie di strada li rimangono. Quindi questa fantastica zona in viola, hanno scelto giusto un colore quaresimale, stiamo al periodo, è la zona in cui sono permesse le ricerche petrolifere. Bello, eh? Significa che qualsiasi società è autorizzata a richiedere permessi di ricerca petrolifera in tutto questo ambito qui, denominato asetticamente zona F. Cioè praticamente sta nei guai. E se voi vedete, in alcuni punti sta vicino alla costa, ma con la storia delle 12 miglia si allontana di poco. Perché questa storia delle 12 miglia è un'altra via dei condelli, come diceva il filosofo, perché non si sa per quale motivo negli Stati Uniti, paesuccio da cui provengono la maggior parte delle società che chiedono le concessioni, il limite è di 190 miglia, cioè a casa mia mi metto al sicuro, a casa degli altri faccio le porcherie. È vero che nell'Adriatico 190 miglia si è arrivata a Tirana, ma è altrettanto vero che in un mare chiuso dovrebbe essere proibito per legge fare ricerche impattanti in questo modo. Perché poi c'è un altro giochetto. Salviamo il Golfo di Taranto. Attenzione, le correnti dal Golfo di Taranto arrivano da qua. E se succede qualche cosa qua, arriva direttamente pure qui. Ecco qui, questo è il decreto del Ministero, supplemento al bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, mare Adriatico meridionale e Ionio. È stata aperta precedentemente agli accordi con la legge, eccetera. Decreto ministeriale
il 13 giugno 75, decreto ministeriale del 30 ottobre 2008, è ancora valido. Noi abbiamo la situazione che avete visto prima, quindi non è per niente allegra. Non cerco di fare veloce perché già mi arrivano dei segnali che sto tirando per le lunghe, ma io purtroppo sono logorroico, anche perché l'argomento non è semplice da esaurire in due parole. Che succederebbe se verificasse uno sversamento di idrocarburi a mare? Allora, che cosa è il concetto di inquinamento? Come si estrae il petrolio e dove sono i pozzi? Vabbè, questi qui attualmente non ne avete, stanno nell'Adriatico, però potreste averli pure voi, non ne fate manca niente. Concetto di inquinamento viene citato a torto e attraverso, è inquinante tutto ciò che l'ambiente non riesce a digerire. Faccio il solito esempio cretino: se io mi mangio un piatto di maccheroni mi fa bene, se io invece di un piatto di maccheroni che il mio organismo digerisce anche con gioia, me ne mangio una cofana, quei maccheroni diventano inquinanti perché il mio organismo non riesce a digerirlo e schiatta. Quindi la stessa cosa può essere positiva, ma in dosi eccessive può essere altamente negativa. Il petrolio è un prodotto naturale, tant'è che la natura è abituata a digerirlo, ci sono dei batteri che digeriscono il petrolio, si nutrono di petrolio, però qual è la loro velocità nel digerirlo? Se sono piccole dosi è una cosa positiva, ok, ma se io ci metto la famosa cofana, buonanotte al secchio, quindi il concetto di inquinamento va un attimo rivisto e va focalizzato per quello che realmente è. Non è una sostanza, a meno che non sia totalmente estranea all'ambiente, la plastica, ma è il concetto di sopportabilità da parte dell'ambiente di una determinata sostanza, che può essere anche positiva, ma che in dosi eccessive crea incendi. Come si estrae il petrolio? In sintesi, una volta individuato il giacimento, non è che uno fa uno e il petrolio sale su. Petrolio deve salire su per pressione. C'è una prima pressione naturale del pozzo e quindi sale su, però poi bisogna aiutare. E quindi si immette nel pozzo qualcosa che aumenti la pressione. Ci va bene se è la cosiddetta acqua di condensazione. Però ho scoperto qualcuno, molto gioioso, che il pozzo di petrolio può diventare una bella discarica. Per cui io ci posso pompare dentro fanghi contenenti sostanze radioattive, metalli pesanti e altre gioie del genere. Vabbè, c'è sta sottoterra che se ne importa, chi è che ce la scava? Il problema è un altro, che questi qui vengono immessi a pressione e se, come si dice a Roma, si sgarra un punto e si rompe una tubatura, quel materiale altamente inquinante si spargia per il mare, entra nella catena alimentare e voi potete immaginare poi che insieme alla frittura di pesce c'è proprio la frittura dei metalli pesanti, come si va bene. Quindi questo è un altro grosso rischio. Allora, abbiamo detto che è un bacino particolare in cui vengono a riprodursi numerosi cetacei, tartarughe marine, è una delle zone dove c'è la maggiore deposizione del Mediterraneo di tartarughe marine, sia la caretta caretta che la tartaruga liuto. È una delle zone geologicamente più interessanti del Mediterraneo. Non facciamoci mancare niente, da un punto di vista storico è la culla della Magna Grecia ed è la culla della civiltà. Da un punto di vista paesaggistico costituisce un monumento nel Mediterraneo. Qual è l'impatto? Quello che ti dicevo prima, un'analisi delle specie viventi in un ambito di profondità da 0 a 10 metri sono a rischio diretto e immediato. Oh, attenzione, non è che le specie abissali
Quelle specie di mare profondo sono indegni, perché se vengono a riprodurre in superficie di solito, quindi anche loro prima o poi ci cadono. 858 specie, cioè non stiamo parlando di due o tre specie, 858 specie, di cui 153 sono vertebrati, 705 invertebrati. Almeno 60 hanno grande interesse commerciale e alimentare. Tutte, escluso nessuno, sono di interesse ecologico. E bisogna fare una puntualizzazione. Ho perso una specie su 858, vabbè, chi se ne importa, no, bisogna vedere che ruolo occupa quella specie nella catena alimentare. Perché anche una sola specie a rischio possa significare l'alterazione degli equilibri. E quindi che fa carte 48.4. La legame ne abbiamo parlato, quindi praticamente non è soltanto l'estrazione, è la ricerca che è tragica. Quali sono gli impatti possibili? Possibile conoscere di greggio durante le estrazioni. Guardate, io parlavo con della gente che è nel settore, non a livello dirigenziale, operai, e mi hanno detto è all'ordine del giorno, è all'ordine del giorno. Possibili dispersioni di sostanze immesse nei pozzi per mantenere la pressione, possibili incidenti alle piattaforme, e non è la prima volta, inquinamento dovuto alla combustione dei gas residui con le torce. Siccome non mi basta l'ilva denaro, ci mettiamo pure qualche torcia che si fa folklore, possibili rotture delle condotte. Impatti derivanti dai trasporti, attenzione, sversamenti e conferimenti alle vetrovie, lavaggio delle cisterne e conferimento a mare delle acque di lavaggio è proibito ma continuano a farlo tranquillamente, incidenti alle navi durante la navigazione. Uno schettino a piede libero, non si sa mai. Tutto questo in un mare che è chiuso su tre lati, quindi immaginatevi. Qualità del petrolio, dice il gioco va dalla candela, vediamo. Qualità del petrolio scarsissima. Riserve di petrolio, secondo alcuni conti, per pochi anni, qualcuno ma è pessimista, se meno abbiamo, parla addirittura dei mesi. Società richiedenti le concessioni, soprattutto americane, comunque per la maggior parte straniere, ricaduta economica per l'Italia su una concessione, quella della petrocentrica, che meno male che ha fatto marcia indietro, siamo legati, 1850 milioni euro l'anno, che è il massimo, era un genere così. 1850 per 5,6 euro. Allora, io mi chiedo, ma sotto che c'è stato? Vabbè, ricaduta occupazionale a livello locale minima, perché tanti tecnici si portano da casa loro. Per contro, degradazione dell'ambiente marino e crollo della sua viscosità. Solo nell'Adriatico 135.000 occupati direttamente nella pesca, 135.000 vogliamo dire 100.000 famiglie, attività indotte della pesca a forte rischio, quindi commercializzazione anche a forte distanza, ristorazione, trasformazione, perdita di tradizione marinara e della gastronomia storica dei prodotti del mare, che non è una cosa da trascurare perché fa parte della nostra cultura storica a occhio e croce. Attività turistiche, rischio concreto di crollo del turismo balneare e delle attività dirette indotte. Io vado davanti alla piattaforma dell'Oliva, scusate per l'acqua, quando passa la voglia, lidi, ristorazione, mercato immobiliare, che è serviato al mare, trasporti, tutto il pendolarismo balneare, carte 48, a rischio la produzione e commercializzazione dei prodotti per il turismo, abbigliamento da mare, che se non va dal mare che non compra a fare questo, attrezzature pesca sportive, cantieristica minore, il porto, a rischio del turismo indotto da quello balneare, turismo collinare e montano, il turismo religioso, il turismo culturale, sappiamo tutti quanti, la mattina vado a Sciacquettarmi al mare e poi
giungono alla fisica centri storici. Se io devo andare solo a fisica centri storici, questo oggi vado, prendo e tanti soldi, crollo anche di quella attività. Si tratta, concludo, delle scelte. Una, ambiente, turismo, qualità della vita, oppure due, industria, petrolifera e inquinamento. Se c'è qualcuno che ha qualche perplessità, se vado a fare una gita nella Val d'Agri, con un'avvertenza, se andasse a guardare le immagini storiche prima di quando non ci stavano i pozzi di petrolio, e vedrà un paradiso. Poi le confronta con quello che vede e poi ci siamo fatti un'idea di che cosa può significare una cosa del genere. Ci sarebbe tante altre cose da dire, però mi hanno raccomandato di non far guardare addosso, quindi la pianto qua. Grazie, buongiorno a tutti. Ancora una volta ci ha dato l'idea di quello che potrebbe essere lo scenario non così lontano se non fermiamo veramente questa che è una guerra nei confronti della civiltà. Adesso passo la parola a Carlo Martelli, che invece ci parla di un tema assolutamente collegato a questo discorso, che è la decrescita felice. Sì, in effetti la decrescita è collegata strettamente a questo, però prima di vedere qual è il collegamento e che cosa vuol dire decrescita, facciamo un passo indietro, perché con le parole e con la semantica che ci frega, come diciamo. Allora, decrescita è una preposizione prima della parola crescita. Allora, che cosa si intende normalmente nella società con la parola crescita? Cioè, cosa si associa? Si associa alla crescita di un parametro economico che si chiama prodotto interno lordo. Quindi decrescita vuol dire non più far pensare o fare delle azioni che siano volte a far crescere il prodotto interno lordo, che è, come potremmo chiamarlo, è lo stipendio lordo del signor Italia, della signora Italia. Cioè, se voi considerate il vostro stipendio lordo del lavoratore e fate la somma arrivata alla fine dell'anno, questo è il vostro PIL. Quindi la prima domanda è: ma perché c'è tutta questa ostinazione a calcolare quanto vale questo prodotto interno lordo? Cioè, uno, perché ha bisogno di sapere esattamente fino al centesimo quanto guadagna? Credo che nessuno di noi lo sappia esattamente. Lo scopre una volta, forse quando deve fare la dichiarazione dei redditi, altrimenti esattamente non lo sapete. Però c'è un momento della vostra vita nel quale vi viene chiesto, ed è normalmente quando andate a chiedere un prestito in banca. Cioè, quando arrivi in banca ti chiedono quanto guadagni, cioè qual è il tuo PIL, cioè quello serve nel momento in cui chiedi un prestito. Allo stesso modo, a che cosa serve il PIL ad una nazione? Serve a farsi prestare dei soldi. È l'indicatore con il quale chi presta soldi a uno Stato, cioè compra buoni del tesoro, guarda per capire se quello che si prende con i soldi te li potrà restituire, cioè è un creditore, un debitore, a seconda del punto di vista, un creditore affidabile. Esattamente la banca: se tu hai un PIL di, facciamo una cifra, 100.000 euro all'anno, e vai a chiedere un prestito di 10 milioni, la banca ti dice: hai sbagliato, perché non potrai mai restituire, che rata ti vuoi fare, per quanto tempo dobbiamo andare avanti. Allo stesso modo, la capacità di uno Stato di farsi prestare dei soldi dipende da quanto è grosso il suo fatturato come Stato, e soprattutto da quale suo andamento. C'è uno Stato, c'è un potere grosso di fatturato, ma è crollo. Una persona che guadagna sempre di meno perché viene demansionato, perché passi, cambia il contratto di lavoro e diventa un contratto tipo jobs act, no? Allora, meno è la tua capacità di produrre reddito e meno qualcuno voglia di prestarti dei soldi. Allora, è per quello che uno dei paradigmi della decrescita è smettila di considerare quel parametro lì, cioè smettila di considerare una società che sia basata sul debito perpetuo. Quindi costruire un tipo di società nel quale il cardine non è fare dei debiti. Perché cosa vuol dire per una società, per uno Stato, fare dei debiti, o per una persona? Perché ad esempio la persona è sempre più semplice. Tu quando è che fai dei debiti? Quando hai bisogno di fare un acquisto di un bene importante o lo studio. Cioè, non puoi aspettare.
Tu puoi comprarti una casa, se tu metti da parte i soldi ci vogliono 30 anni, magari 25 anni, però la casa la vorresti adesso non tra 25 anni, quindi devi prestare. Allora, allo stesso modo, con lo stesso criterio, uno Stato perché si farebbe prestare i soldi? Per fare o realizzare qualche cosa subito e non dopo un tempo biblico di 10-20 anni, se non per importante. Bene, se noi andiamo a guardare i motivi per cui lo Stato Italia si fa prestare i soldi ai cittadini dalle banche, è o per pagare debito in scadenza, cioè tu mi dovevi, io ti dovevo dei soldi, facciamo una cosa, riprestami, io ti continuo a dare un po' di interesse ogni anno, intanto non te ne do mai. Quindi o per ridare debiti, cioè uno scambio di debito, oppure per fare spesa corrente, cioè per finanziare tutte le spese in eccesso rispetto alla capacità di spesa dello Stato. Quindi voi capite che uno Stato che fa così non è amministrato bene, perché vive al di sopra delle sue possibilità, spende più di quello che realmente potrebbe spendere. Quindi la decrescita dice, no, questa cosa va fermata. Va fermata vuol dire che non dobbiamo più ragionare in questi termini. Non ragionare in questi termini vuol dire cambiare completamente il proprio modo di concepire tutto quanto. Perché la concezione di crescita, che anche moralmente è una brutta concezione, perché ti fa pensare una cosa bella, la crescita, l'aumento. Io sono contento quando cresco, quando aumento. Sono meno contento quando decresco. Però se sto facendo una dieta sono contento quando decresco. Quindi decrescita non è necessariamente una cosa negativa. La decrescita dice, dobbiamo riprogrammare il nostro modo di concepire le cose. Dobbiamo smetterla di berci la storia che crescita è bello. E dopodiché adesso vediamo come si declina questa decrescita, cioè cosa significa non crescere in termini di pura moneta, una crescita di tipo finanziario. E ricordatevi sempre questa cosa delle parole, perché è come le parole che ci hanno fregato. Ci fanno crescere che una cosa è buona, credere che una cosa sia buona, una cosa sia cattiva. Per esempio, e questi sono gli esempi per farvi capire che non dobbiamo spaventarci la parola di crescita. Adesso ti parlano di sviluppo sostenibile, hanno cambiato crescita in sviluppo sostenibile. Sembra bello perché sviluppo fa pensare a una cosa bella e sostenibile fa pensare a una cosa che dura nel tempo. Allora, queste due parole, sviluppo sostenibile, sono una fregatura. È un ossimoro, lo sviluppo inteso come crescita economica, crescita indefinita del tuo stipendio, insieme con il sostenibile non va d'accordo. Perché per andare d'accordo dovremmo avere una terra che si espande, diventa sempre più grande, con una superficie sempre maggiore, con risorse che aumentano proporzionalmente alla sua espansione. Questo dovrebbe essere. Quindi voi capite che sviluppo sostenibile non funziona, così come non funziona la crescita. Allora, cosa vuol dire decrescere? Decrescere, abbiamo detto, vuol dire pensare nella nostra testa una società di tipo diverso, una società che non guarda solamente quell'incremento. Perché oltre al motivo di prima, cioè l'incremento del PIL vuol dire incremento della capacità di farsi prestare i soldi per spenderli in carattere. L'incremento come viene ottenuto? Viene ottenuto spingendo progressivamente ciascuno di noi ad acquistare cose che non servono. E quindi in ogni manufatto che ci passa sotto il naso noi questo riteniamo. Guardate come si sono complicati gli oggetti che entrano nella nostra vita. Guardate una bottiglia di plastica. Quella bottiglia di plastica è fatta di due plastiche diverse. Con l'etichetta che adesso non c'è, sono tre. Perché? Perché la complicazione di un oggetto determina una maggiore necessità di impiantistica. Perché io ho qualcuno che si occupa di quel tappo verde, che è un polino diverso dal colore trasparente, che si occupa di metterci dentro il pigmento. E poi c'è qualcuno che trasporta il tappino verde dall'imbottigliamento, il tappino con la cornicina sotto, e poi qualcuno assembla. Vedete che si complica la struttura di creazione di un bene, perché in questo modo si genera più fatturato. Ma artificialmente, l'altro di fianco è il bicchierino di plastica. Quel bicchierino di plastica che è nato per durare 700 anni e viene usato meno di un secondo al tempo di contenere tutto. Ma perché si fa questo? Sempre per lo stesso motivo di prima. Perché se ci si basa sulla crescita, perché c'è bisogno di fare debito, allora bisogna creare tutti questi oggetti che vengono distrutti. In ogni fase di creazione, utilizzo e distruzione di un oggetto, si aumenta quel benedetto fatturato. È come se voi doveste fare il bagno di casa, chiamate qualcuno per tirare sulle vecchie piastrelle, poi ne fate mettere un po' di nuove, poi ci ripensate e chiamate un altro che le tira via e mette quelle vecchie. E dice, no, ci ho pensato, io voglio quelle altre. Ho fatto, uno direbbe, ho fatto un lavoro inutile,
ma bisogna vederla così, nel paradigma della crescita è una cosa utile, perché aumenta il PIL, in effetti ti è costato di più. E quindi è messo in circolo combinato, quindi quello capite. Una società basata sulla crescita determina tutta una serie di paradossi, tra i quali quello. Allora, una società basata sulla crescita ha bisogno di continua estrazione di risorse, trasformazione di queste risorse in modi più disparati e nessuna soluzione per il fine di per questi prodotti. Uno dei motivi per cui si continua con il petrolio e con le fonti fossili è questo. Si continua con le fonti fossili perché le fonti fossili hanno un'enorme capacità di generare prodotto interno lordo, cioè crescita. Perché? Prendiamo il petrolio. Se noi estraiamo il petrolio con una piattaforma petrolifera, innanzitutto abbiamo bisogno di qualcuno che faccia la piattaforma petrolifera, qualcuno che faccia i piloni, che magari sono alti 30 metri, qualcuno che porti, perché voi lo sapete, la piattaforma petrolifera non viene costruita, ma viene trasportata su degli enormi galleggianti e poi fatta affondare. Abbiamo bisogno di tutta la caratteristica a servizio per trasportare questa piattaforma petrolifera. Poi, se per fortuna, non per sbaglio, per fortuna c'è un incidente a questa piattaforma petrolifera, allora il PIL cresce ancora di più. Cioè, per la crescita è molto buono che ci sia un incidente, non è molto cattivo. È molto buono perché vengono rimessi in circolo dei soldi. La British Petroleum, con il suo incidente nel Golfo del Messico, con la famosa Pozzo Macondo 2, ha dovuto pagare risarcimenti per circa 20 miliardi. Quindi ha rimesso nel circuito dell'economia 20 miliardi di soldi che erano fermi. 20 miliardi che sono stati spesi, quindi sono entrati a far parte del fatturato del PIL delle varie nazioni che hanno preso i risarcimenti. Quindi da quel punto di vista è stata una cosa buona. Le persone che si sono ammalate e che abbiamo dovuto curare hanno fatto aumentare il PIL, perché ogni volta che tu spendi, metti in circolo denaro, il PIL cresce. Quindi tutte le volte che si apre un capitolo di spesa nuovo perché qualcuno ha fatto una cosa stupida, dal punto di vista della crescita è una cosa buona. Allora, già questo ti fa capire che la crescita non è una cosa sensata, perché viene alimentata con azioni stupide. Invece prendiamo un'azione intelligente. Un'azione intelligente può essere: faccio l'isolamento termico di casa mia e quindi non ho più bisogno del riscaldamento. È un'azione stupida, un'azione intelligente secondo voi? Allora tu diventi, tu sei il nemico dello Stato, perché se tu fai così io non divento più il mio gas, no? Appunto. Allora se lo fai tu, lo fate tutti voi, io fornitore di gas ho un problema, perché vendo meno gas, pago meno tasse, lo Stato ha meno introiti e quindi diventi quello che fa del male alla collettività, perché la collettività si è basata sulla crescita. Per cui anche questo è un esempio di un'azione stupida che viene indotta, imposta, affinché si alimenti quel circuito. Un altro esempio di azione stupida imposta è la lampadina. Prendete le lampadine incandescenza per il confinamento. Che cosa vi dicono? Quanto dura una lampadina incandescenza? Il numero magico è 1000 ore. E uno dice, ma perché dura 1000 ore? Ma chi l'ha detto? Hai provato? Sì, in effetti è stato provato. Ma perché deve durare 1000 ore? La risposta è perché è fatta così, perché dura 1000 ore perché è fatta così. Ma è fatta così? Cioè, dura 1000 ore perché è fatta così o è fatta così per durare solamente 1000 ore? La risposta è che è fatta apposta. Ci fu un convegno decenni fa di quelli che producevano, quelli che allora erano praticamente solo quel tipo di lampade a filamento di carbone, e fu stabilito che era meglio farle durare solo 1000 ore. Perché? Perché le vorremmo vendere queste lampadine, no? E allora se le lampadine non si rompono, io che cosa faccio? Chi mi compra le lampadine mi dice che devono rompere. Però le lampadine a filamento di carbone durano molto, ce n'è una che è accesa da 12 anni e non è mai stata spenta. Sta in una caserma dei vigili del fuoco in California. E così vale per ogni manufatto che a un certo punto si rompe. E si rompe perché è stato fatto apposta, così si chiama obsolescenza programmata. Quanti di voi hanno comprato, che so, PlayStation 2 o Play 3, che dopo 2 anni di garanzia, cioè il giorno dopo, la settimana dopo si è rotta? Sarà un caso, no, è fatta apposta. Le lavatrici, il frigorifero, quello che ti viene in mente. Ci sono degli oggetti che una volta duravano di più e adesso duravano di meno. Uno dice, ma siamo diventati scemi. Ci hanno parlato di progressi della tecnologia, per le cose si rompono. Fatto apposta. Esattamente come quando ti si rompe la lampadina della macchina, una volta dove le lampadine del cambio. Adesso devi smontare mezza macchina per cambiare la lampadina. E addirittura il faro è sigillato.
c'è dentro ti dicono che c'è un gas apposta che aumenta la luminosità della lampadina, che è anche vero, è banale, però non c'entra, è tutto fatto apposta perché non ci possa mettere le mani, perché così aumenta la luminosità. Per cui in questa società della crescita noi siamo la mucca da mangiare, noi dobbiamo spegnere, perché dobbiamo alimentare questo. Voi capite che già così il percorso è impossibile, perché la possibilità di spesa delle persone è limitata. Delle due o ti pago di più di stipendio e poi non si sa bene come produrre questo denaro, oppure trovo il modo di duplicare la tua capacità di spesa. Per esempio il metodo delle rate, prendo a prestito denaro al futuro, il meccanismo delle rate è questo, tu non ce l'hai adesso ma ce l'avrai, allora io faccio conto di anticipare il futuro e quindi invento, credo, sto per farlo spendere. Un altro sistema che si sono inventati è l'inflazione. Perché tra gli atti fondativi dell'Unione Europea c'è scritto che l'inflazione deve essere positiva del 2%? Perché in questo modo tutto quello che hai in mano si erode nel corso del tempo, quindi non puoi tenerlo più di tanto. E se per caso, come adesso, in questa situazione economica, scatta il fenomeno della deflazione per cui gli oggetti costano meno man mano passa il tempo, è quello un problema. Perché? Perché tu, se vuoi comprare questo oggetto che costa 100, aspetti che magari domani lo paghi 98 e tra una settimana lo paghi 95. Allora, vi vediamo subito, tassi di interesse negativi. Per cui tu se vieni in banca, la banca te lo porta lì. Tu ti rendi 100 e alla fine dell'anno non te ne danno 100,000, te ne danno 99, 98. Per cui anche tenere lì non è una buona cosa. Questi sono tutti paradossi di un'economia basata sulla crescita. Invece la decrescita è un altro paradigma. È il paradigma che dicevo prima, cioè tu fai un'azione utile, come per esempio metti in efficienza a casa tua, oppure compri un elettrodomestico collettivo, come il pensionato universitario, cioè la lavanderia per tutti, mica mica ne ha stata, c'è la lavatrice, ci sono lavatrici industriali che sono fatte per privare. Tu prenoti il tuo tempo di utilizzo della lavatrice con un bel modulo, 2 ore dalle 2 alle 4 di mattina ti fai il tuo bucato. Facendo questo tu fai un'azione innanzitutto utile per te stesso, perché aumenta la tua possibilità di utilizzare il denaro che ti viene dato per fare altro. Perché non so quanto si possa spendere di riscaldamento in questa zona. Dalla mia parte, quando io spesso ho usato il metano, era 4-5 mila euro di bollette del metano. Niente metano vuol dire che io ho liberato delle risorse e quindi io moralmente sono più libero, perché ho più possibilità di fare altro, non sono vincolato a delle spese fisse. E lo stesso dicasi nel momento in cui tu fai l'azione di condividere il bene con qualcun altro. Gli studi dicono che le automobili in Italia non si muovono quasi mai, cioè l'automobile di proprietà del singolo sta ferma più di 20 ore in una giornata. La decrescita è quel meccanismo per cui è inutile che teniamo fermo l'oggetto 20 ore su 24 e lo usiamo solo per 4 ore, ma cerchiamo di ottimizzare l'utilizzo di quell'oggetto, esattamente come quando tu vai in una lavanderia perché ti porti a lavare le camicie, quella lavatrice non è tua, è una lavatrice che viene utilizzata per tutti e quindi viene ottimizzata per un funzionamento su molte più ore, mentre quella di casa tua quante volte funziona? 2 ore alla settimana, qua 2 volte, oppure 2 ore per 2 volte alla settimana, la maggior parte del tempo non funziona, però tutti quanti abbiamo una lavapanni. Perché? Perché il meccanismo della crescita è tu devi avere uno di tutto, non devi farti prestare qualcosa da qualcuno perché è brutto, devi avere tutto, anche se magari lo uso quella volta, devo fare un buco nel muro, mi compro un trapano e poi basta, perché ho finito di fare il buco nel muro, è il buco più costoso del mondo, no, 50 euro per un buco nel muro, geniale, chiamo qualcuno che mi faccia questo buco e mi costa meno, no? Chiamo il fabbro, l'elettricista, quello che volete voi, mi trarre quello che mi faccia. Quindi vedete, è un paradigma di agricoltura. Chiaramente la decrescita presuppone un altro tipo di società. Cioè fare il decrescista in una società della crescita, finché sei in un numero ridotto di persone, sei, come potrei dire, una persona strana, una persona particolare, un controcorrente. Però esiste una massa critica, un numero critico, al di là del quale il sistema non può reggere. Che fondamentalmente è quello che vorrebbe il Movimento 5 Stelle. Quando noi parliamo di un'altra società, un altro modello di sviluppo, un altro paradigma, parliamo di questo, parliamo di un sistema che si basa su certi presupposti e che va sostituito con un altro sistema.
perché questo sistema qua, così com'è, non era imparabile, questo ce ne rendiamo conto tutti, perché è basato su criteri sbagliati come a mano di carte. Quando ci si danno le carte, siamo in quattro e nessuno piacciono le carte, che facciamo? Le facciamo, no? Le ridiamo e cominciamo, perché non funziona, qui è la stessa cosa. Però quello che voglio dirvi è che il meccanismo della decrescita non è un meccanismo dell'equilibrio del diritto. Di solito quando non c'è una comunicazione ti viene detto, ma voi volete che la gente torni alla candela, torni al carretto, vada in giro, non so, a piedi, rinunci. No, non è rinunciare, è usare più consapevolmente quello che c'è. Ma banalmente il discorso è o ci avviamo noi alla decrescita, oppure ci arriviamo spontaneamente. Perché? Perché se noi guardiamo il nostro utilizzo delle risorse planetarie, ci rendiamo conto che stiamo leggermente vivendo al di sopra delle nostre possibilità. Leggermente. Perché? Uno, il petrolio non si riforma nei tempi in cui noi lo consumiamo. Certo, se noi prendessimo materia organica, la sotterrassimo, ci mettessimo sopra qualche miliardo di tonnellate di terreno e aspettassimo qualche decina di milioni di anni per quanto petrolio. Però noi non ci abbiamo messo qualche decina di milioni di anni a consumarlo per il carbone. Adesso sotterriamo un po' di legna, mettiamo sopra uno strato impermeabile, bagniamo abbondantemente, aspettiamo 200 milioni di anni e abbiamo di nuovo il carbone. Però noi lo stiamo consumando nel giro di qualche generazione. Per quanto riguarda il metano, stessa cosa. Quindi in questo momento noi viviamo di sopra i nostri mezzi perché stiamo consumando qualche cosa che la Terra, grazie all'aiuto del Sole, ha gelosamente accumulato. Appunto, quindi solo che se ci arriveremo spintaneamente, cioè ce la troveremo addosso, non sarà più una decrescita, sarà un impoverimento netto, perché improvvisamente le cose verranno a mancare. Improvvisamente, se continueremo così, arriverà il momento che che accendere la fiammella del metano per farsi la pasta sarà un evento da meditare. Ma questa pasta me la faccio una volta alla settimana? Cioè, uso questa energia per farlo vedere l'anno, ho mangiato qualcosa di crudo che costa più il gas della pasta che sto andando a mettere sul fuoco? La scelta è quella, cioè o ci arriviamo a questo momento o ce la ritroviamo. E per quello che noi diciamo, estrarre il petrolio è comunque un'azione stupida. È un'azione stupida perché uno è legato al passato, cioè è legato a un meccanismo di sviluppo che è vecchio di oltre 100 anni. Due, perché il petrolio non si riforma. Tre, perché l'utilizzo del petrolio crea enormi problemi a livello di inquinamento planetario, sia come composti tossici, sia come aumento della temperatura terrestre. Quattro, perché il petrolio è una cosa preziosa e usarlo per produrre calore, oppure per produrre movimento con un'efficienza di meno del 3% di un'automobile, è un'azione stupida. Cioè tu hai una cosa che se prodotta in milioni di anni e la utilizzi cosa male? Per produrre calore, quando con un isolamento termico degli edifici non avresti bisogno. Quando potresti usare l'energia solare per fare l'energia elettrica e tu ti vuoi ancora usare il petrolio, il metano, il carbone, c'è qualcosa che non va, un apparecchio che non va. L'ultimo è che il petrolio serve per la chimica di base. Cioè attualmente ci sono tutta una serie di manufatti che sono costruiti sul petrolio. Niente petrolio, niente manufatti. Allora, in vista di una sostituzione dei manufatti che noi utilizziamo con altri polimeri o monomeri di base, l'idea è il petrolio sta bene dove sta, usiamolo con parsimonia il meno possibile, non sprechiamolo così tanto perché possiamo, il petrolio è un caso, il carbone è collegato col petrolio e il metano pure, perché spesso dove c'è petrolio c'è anche metano. Quando apriamo il gas e accendiamo, quella sembra una magia, giusto? Perché la società della crescita ti ha detto che quel gas lì uscirà sempre. Potrai sempre fare clic e avere la fiamma, non è vero, il metano a un certo punto fiamma. Quindi o ci arriviamo prima oppure a un certo punto non avremo più il metano per cucinare, quindi se vorremmo produrre calore dovremo pensare a qualcos'altro, però non dovremo arrivare al momento in cui c'è la crisi energetica, dovremo prevenirla. La società della decrescita previene, o almeno nella sua idea ha questo concetto di prevenzione, ha il concetto di inserirsi in un meccanismo di gestione delle risorse che sia compatibile con quello che la Terra può fare. Allora, qualcuno la chiama decrescita, qualcuno la chiama economia circolare, qualcuno la chiama buon senso. Quindi tutti i progetti alla fine che il Movimento 5 Stelle vuole mettere in campo sono progetti di questo tipo.
sono progetti che non vi parlano di impoverirci, ci parlano di essere consapevoli di quello che facciamo e smettere di fare delle cose stupide che sprecano risorse. Questo è il concetto di crescita. Anche il piano energetico che stiamo predisponendo per la nostra nazione è un piano che prevede questo, prevede di passare dall'economia della crescita e dello spreco all'economia dell'economia della gestione delle risorse. Io vi ho parlato delle risorse fossili per produrre calore e produrre energia, però quello vale anche per tutte le altre risorse. Cioè, il meccanismo della decrescita, cioè l'utilizzo consapevole di quello che hai, si estende al minerale ferro che utilizziamo per produrre tutti i manufatti in acciaio, si estende al calcare, alle marmi, a tutto quello che utilizziamo le argille per fare calcestruzzi da costruzione. Perché anche quello non è, che è un meccanismo basato sulla crescita, non è un uso intelligente della risorsa. Non lo è perché, pensate al manufatto in calcestruzzo armato, quanta energia si è portata via? Dal momento in cui devi raschiare il materiale dalla montagna, lo devi sminuzzare, lo devi portare nel cementerio, devi mettere in un forno a 900 gradi con emissioni inquinanti pazzesche, lo devi mischiare con l'acqua, ci metti dentro un bel tondino di metallo, fai la tua gettata e dopo massimo 100 anni è tutto da buttare, perché il calcestruzzo non dura più di tanto e tra gli oggetti da costruzione, tra le cose da costruzione, quella che dura di meno. Allora, perché le case vengono fatte in quel modo, in un modo crescista, in un modo decrescista? Perché una casa fatta in muratura è una casa che ha il massimo dispendio sia nel momento, sia nella filiera, dalla culla alla tomba, sia nella gestione. Considerate tutto il meccanismo, a partire dalla materia prima fino alla fine vita della casa, a un certo punto viene distrutta, ci vuole un macchinario per tritare la parte minerale, bisogna recuperare tutto il metallo. Speriamo che nessuno abbia messo nei leganti del calcestruzzo delle sostanze tossiche, perché sapete che si usa molto la lavoro alto forno con tutto quello che ci rimane dentro. Allora vedete, nella gestione di tutto questo c'è un guido incredibile. Invece il meccanismo di crescita dice: fermo un attimo, le case non si costruiscono in questo modo, si devono pensare delle case costruite con altri tipi di materiali che abbia una filiera più corta, più locale e che abbia una gestione che costa di meno, sia in termini di costruzione che in termini di mantenimento. È un altro paradigma. Dobbiamo uscire dal paradigma dei tre porcellini. La conoscete, no? La storia dei tre porcellini. Il primo fa la casa di paglia, poi a livello un po' la soffia via, quindi la casa di paglia non solda. Poi il secondo la fa di legno, a livello un po' la soffia via, quindi neanche la casa di legno solida. La casa che resiste è quella di muratura. Allora noi già all'infanzia siamo portati a pensare che la casa più solida, quella fatta meglio, sia quella di muratura. Poi però quando ci sono i terremoti scopri che le case in legno resistono e le case di muratura vanno giù. Allora forse ce l'hanno raccontata male. Ma dal nostro punto di vista ce l'hanno raccontata male, ma da loro ce l'hanno raccontata bene. Perché ricordate che un terremoto con le case che cadono è una cosa molto crescista. Benvenuti i terremoti, benvenuti le catastrofi. Quindi si tratta di mettere in crisi un sistema per sostituirlo con un sistema più intelligente. All'interno di questa costruzione uno dice, vabbè, e io singolo, no? Io me cosa posso fare? Perché poi è sempre così, la risposta diventa o che qualcuno te la deve imporre o che ci deve arrivare da solo. Bene, nel meccanismo di crescita, per fortuna, possiamo incontrarci nella strada. Cioè, dal basso le persone, ciascuna delle persone fa qualcosa in quel senso, e dall'alto si fa la legislazione che ti porta ad arrivare ad un obiettivo comune e ci porta in questa strada. L'obiettivo comune è dal basso, io riesco sempre a ragionare dal basso, no? Perché non mi piace qualcuno che ti impone qualcosa per via legislativa. Perché, come diceva Tito Livio, io salgo allo stato dove si obbedisce con piacere, quindi se le leggi sono ben accette, le rispettiamo, se sono delle cose che vanno in contrasto con quello che vorremmo, non ci piacciono. Allora, ciascuno di noi deve fare quello che si chiama il consumo consapevole, l'utilizzo consapevole della risorsa. Ed è per quello che io stasera non verrò dalla bottiglietta con utilizzato un bicchiere di plastica. Perché quello non è consumo consapevole. Cioè, io devo sempre riflettere sul destino di un oggetto, non solo quando mi passa davanti, per quel breve istante, ma devo pensare a
che cosa era prima e cosa diventerà dopo. Perché anche se quello esce dalla mia vista, rientra da qualche parte, perché la materia non si distrugge, cambia forma, no? Se non c'è una reazione nucleare. Quindi quell'oggetto lì, io o me lo ritrovo nel cibo, o me lo ritrovo nell'aria, quindi dentro di me, oppure me lo ritrovo in una bocca, cioè qualcuno che si chiama discarica. Quello è quello che si chiama. Vai in un inceneritore, me lo trovo come cenere, o dentro una discarica, oppure nel campo, quindi finisce nell'alimento, oppure va nell'aria e me lo spiro. In ogni caso, quell'oggetto ritornerà nella mia vita in una forma che io non potrò più riconoscere. Allora, siccome lo voglio evitare, perché a me di mangiare e spiegare plastica, perché piace più di tanto, quell'oggetto lo devo considerare un intruso nella mia vita. E come quell'oggetto, tutti gli altri oggetti. Chiaramente questo sistema è predisposto per la crescita. Quindi, ciascuno di noi farà della fatica. Ma anche una fatica di tipo mentale, cioè dobbiamo vincere un po' la nostra pigrizia. E la pigrizia che ti fa andare al supermercato, prendere il sacchettino di plastica trasparente e metterci dentro la gattolina, avendo infilato la mano in un guantino di plastica. Giusto? Tutto questo è per la vostra igiene, vero che dicono così? Questo presuppone che la frutta sia pulitissima e la verdura pure. No? Perché se no non si capisce bene quale sia la filiera dell'igiene. Se il guantino è pulito e il sacchetto è pulito, anche la frutta deve essere pulita, e l'unico sotto sono io con le mie mani. Invece, guarda caso, la frutta non è pulita perché sappiamo che viene trasportata e la verdura pure. I guantini di plastica, i sacchetti di plastica vengono portati in sacchi, in container, che prendono tutta la polvere che volete, quindi neanche lì c'è l'igiene. Allora, la nostra pigrizia mentale ti fa prendere quei due oggetti, riempire il sacchettino, arrivare a casa, il sacchettino si butta. E il guantino lo butto direttamente lì perché non faccio niente. Nessuno ti vieta uno di portarti il guanto da carta, tipo quello che usi per lavare i piatti. Non te lo vieta nessuno. Nessuno ti vieta di portarti un sacchetto da carta, di carta. Chi se ne frega. Oppure sempre lo stesso sacchetto di plastica, ve lo ricordo, è vietato. A me nessuno ha mai detto niente. Nessuno ti vieta di comprare gli oggetti nei negozi dove ti vendono sfusi. Costerà un po' di più. Ok, costerà un po' di più, ma è fatto apposta. Perché se tu mi consumi meno imballaggi, mi provi un danno economico, che l'ho raccontato prima, e quindi siccome io sono crescista, ho bisogno che tu mi compri quella roba nuova, te la faccio pagare lo stesso, la ritorsione, perché devo andare a pagare. Come se tu l'avessi. Nessuno ci deve mettere in campo di tutto questo meccanismo di azione. Voglio comprare l'acqua in bottiglia perché da me l'acqua viene fuori che non è vendibile, allora devo selezionare la giusta bottiglia. Quella che ha il minor numero di componenti, perché meno componenti ci sono e meno complicazioni ci sono dopo. Tutto questo consumo, alla fine, che cosa comporta? Che il direttore degli acquisti del centro commerciale, se andate in un centro commerciale, a un certo punto dirà: ma perché nessuno compra più quest'acqua? Sai che c'è? Al prossimo giro non la ordini. Chi produce, chi bottiglia quell'acqua dice: quante ne abbiamo fatte? 1 milione di bottiglie la volta scorsa. Facciamoci 200.000 e ne parliamo. A volte ancora, quello che fornisce l'acqua dice: prendiamo. E quindi ci saranno meno camion che trasportano l'acqua, meno camion che trasportano le bottiglie vuote, meno camion che le trasportano piene, meno di tutto. Meno, e anche voi alla fine avrete più disponibilità economica, perché ogni volta è certo. Alla fine di tutto questo percorso, la cosa incredibile è che uno si trova nel portafogli di più soldi. Se ne trova di più perché ha fatto un acquisto di tipo consapevole. E questo acquisto di tipo consapevole si riverbera anche in quelle che sono le esternalità. Cioè, meno circolazione in cambio, uguale a un ammalo di meno. Mi ammalo di meno, uguale che devo spendere soldi per la medicina. Non devo fare visite mediche, non pago più ticket. E tutto si innesta un circuito virtuoso. Circuito virtuoso che viene determinato dall'azione del singolo. E questa è la cosa, secondo me, fantastica. Cioè, il pensiero della ricrescita è un pensiero che attiva la mente di ciascuno di noi. Cioè, ci fa uscire da questa pigrizia collettiva e ci fa entrare in un meccanismo in cui tu ragioni su tutto quello che fai. Perché è un ragionamento che poi ti porta a dire: ma è meglio il tovagliolino di carta oppure il tovagliolino di stoffa? Perché il tovagliolino di carta lo uso e quello butto, quello di stoffa lo devo lavare con detersivo. Oppure è meglio il pannolino lavabile, quello che butto o quello che composto? E allora
allora ciascuno di noi attiva la voglia di informarsi, di capire i pro e i contro di tipo ambientale di ciascuna delle scelte che faccio. Quando io ho fatto questo, automaticamente chi produce deve orientarsi. E di questi giorni, poi vi lascio una buona notizia, noi stiamo facendo una campagna contro l'olio, l'utilizzo dell'olio di palma, che è una roba onnipresente, perché purtroppo è la materia prima grassa più economica, e due, è quella con il punto di fumo più alto, quindi è quella che regge meglio la frittura, è in quasi tutte le preparazioni alimentari e anche nei cosmetici. Noi abbiamo cominciato a dire l'olio di palma fa male, perché gli studi lo dicono. Abbiamo presentato una mozione per bandire l'olio di palma e anche un disegno di legge. La mozione è una cosa che dice al governo fallo tu, il disegno di legge è il Parlamento vuole farlo, ma ci parliamo in tutto quel mondo. Abbiamo avuto due reazioni. La prima è l'AIDE, l'Associazione Italiana dei Produttori e degli Utilizzatori dell'olio di palma, che ha fatto una campagna per dire che l'olio di palma non fa bene, non riesco a dirlo perché non posso. Devo usare l'olio di palma. Che nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata c'è posto anche per, devi dire così, c'è posto anche per l'olio di palma, che l'olio di palma prodotto in modo sostenibile fa bene alle economie locali e che l'olio di palma sostenibile proviene da foreste di palme che ci sono già, quindi senza distruzione di nuova foresta pluviale. Peccato che l'hai già distrutta prima la foresta pluviale, che impedisce la foresta pluviale di reinsediarsi, perché la palma viene dalla Guinea, non è nativa dell'Asia, quindi tutte le palme che sono in Indonesia le ha portate qualcun altro. Bene, la Plasmon ha già diramato un comunicato dicendo che nella loro linea di prodotti non ci sarà più l'olio di palma, questa è una vittoria. Certo, pensare che prima in una linea di alimenti per bambini ci fosse l'olio di palma, anche qua, quando andate a farvi la frittura da qualche parte, chiedete con che olio l'hai fatta, ti dice olio di palma, non chiedete c'è olio di palma perché ti rispondo no, bisogna farla bene la domanda, chiedete con che olio hai fatto la frittura, perché io sono allergico e non vorrei che tu mi avessi dato l'olio che mi fa male, l'allergia, la parola allergia mette in allarme, no? E allora quelli per paura ti dicono qual è l'olio, ti dicono no, io olio di gelosia. Se ti dico olio di palma non prenderla quella frittura, fa male a tutto, fa male alla salute e fa male all'altra. E allora non prendiamo l'olio di palma, e così l'olio di palma, come ha avuto un boom, avrà uno sdoma. E quella è la decrescita. Oltretutto, anche l'idea che l'olio di palma faccia bene alle economie locali è falso, perché alle economie locali la materia prima viene pagata pochissimo. Cioè, per darvi un'idea, io ho scoperto su un prodotto che viene dalle zone tropicali, vi do l'idea di quant'è il margine di guadagno che c'è in Italia sulla vendita di un prodotto di anacardia naturale. Un chilo di anacardia naturale al dettaglio in Italia costa circa 17 euro. Sul mercato di grosso, provate a vedere quanto costa. Un euro, 5 euro, 30 centesimi. E questo è un moltiplicatore, lo potete applicare a tutti i prodotti che arrivano da economie comparabili, cioè dall'Asia tropicale equatoriale, dal Sud America, anche dalla Cina. Allora, sì, quello è l'effetto della grande distribuzione. Anche qua, quello chiaramente il decrescita, prima fa il passettino, poi dice aspetta un attimo, perché devo andare nella grande distribuzione? Spiegami perché. Vado al mercato. Magari vado dal contadino e gli dico, senti, facciamo una cosa, se io voglio che sia un chilo di farina, se me la raccolgo io dal campo, quanto me ne fai? Non è fantascienza, In provincia di Ferrara, d'estate, ci sono delle aziende agricole che ti dicono, vieni qua, te la tiri su e io te la faccio valere di meno. La raccolgo tu, il pomodoro di ciliegina, il melone, il cocome, la manduria, le fragole, te le raccogli sono prodotti per cui tu non devi metterti difficoltà, non devi arrampicarti su un albero, no? Delle azioni normali che fai piegando, ti faccio uno sconto. Imballaggi zero, produzione a chilometro zero, grande distribuzione addio. Lo stesso contadino è ben contento, perché attualmente lo sapete come funziona. La grande distribuzione arriva e ti dice, ti compro un intero raccolto di pomodori, che sono fino a 30 centesimi al chilo per i pomodori.
poi te li trovi a 3. Il contadino dice, aspetta, con 30 centesimi sto volando la lavoro, ma ce la faccio, cioè vendo tutto lì. E quindi abbiamo creato un'agricoltura che non è più libera. La società della crescita ha un'agricoltura non libera, ha un'agricoltura che è vincolata alla richiesta della grande distribuzione. Quindi il meccanismo successivo diventa quello, diventa, aggiro completamente il sistema, vado direttamente alla fonte. Questo permetterà anche agli agricoltori di pensare all'agricoltura in un altro modo. Magari l'agricoltore non farà più un prodotto solo, non ti farà più un intero campo di pomodori. Dici, però ho bisogno di tanta gente che metterà sui miei pomodori. Allora un po' di pomodori, un po' di fagiolini, un po' di fagioli, un po' di tante cose. E voi capite, lo vedete anche come si attiva la nostra mente. Si attiva per cercare tutti questi percorsi nuovi. Volete bere il latte, andate direttamente all'azienda che fa il latte e lo vende. Accorcio la fiera. Questo è una rivoluzione completa, è una dei modi di fare la rivoluzione non violenta di cui parliamo. Perché veramente con questo sistema, con questo metodo, il sistema lo sostituisci con un altro sistema. Non è che lo distruggi. In primo modo, naturalmente, per togli energia e dai energia a un'altra cosa. Ovviamente, tutto questa è una battuta. La faccenda del chilometro zero non si può applicare dappertutto. Io lo dico sempre a Taranto, almeno chilometro 30. Purtroppo è brutto da dire, ma non compriamo l'agricoltura che l'altro zero ad arte, perché non è esatto, non sappiamo bene quello che troviamo. Però io spero di avervi lasciato questo messaggio di guardare un oggetto con un altro occhio da adesso in avanti, di pensare a modi nuovi per aggirare quello che ci hanno messo davanti, cioè per uscire dalla Matrix. Poi è una società, se riusciamo a vincerla, io mi auguro, se no c'è il problema. Ovviamente questo è un argomento che quando comincio a seguire uno ti prende sempre più, e quando ho cominciato a sentire io di parlare di crescita felice ho cominciato pian piano a informarmi, e recentemente ho visto anche un film che si chiama Conspiracy, Conspiracy, che parla sostanzialmente di un problema legato alla decrescita felice dal punto di vista alimentare. Quando ho scoperto, faccio prima di un momento anche un po' del dibattito, poi passerò la parola a Mauro, quanta acqua serve per produrre un hamburger? Ve lo siete mai chiesto? Più o meno? 10 litri, 300 litri, 1000 litri. Allora, per un hamburger ci vogliono 660 galloni di acqua, ovvero 2500 litri. Perché? Quando ho visto questa cifra ho deciso di vedere il film. Perché ho appreso che il ciclo alimentare, quindi per sostanzialmente massivamente produrre carne, si va incontro a un allevamento talmente massivo che per nutrire gli animali, dargli acqua, la produzione delle fabbriche, il peso di un hamburger di 2500 litri d'acqua è una cosa assurda. E quando poi ho letto addirittura un altro film che a livello di emissioni globali il peso a livello di gas è del 13% legato al trasporto e del 51% legato all'allevamento massivo, perché diciamo, le flatulenze degli animali producono metano, sono dati che ci lasciano abbastanza perplessi, però sono falsità. E dico, si sono inventati una palla perché ci sono i vegani in giro che vogliono imporci una dieta vegana, oppure andando ad approfondire, però sono cose di vero, cioè cambiando abitudini, come diceva Martelli, ovviamente noi possiamo decidere di cambiare, di ribaltare il sistema in maniera totale. Ora, è il momento un po' degli interventi, perché noi vogliamo anche capire da voi, a fronte di quello che è stato detto, se avete delle domande, dei dubbi, delle perplessità, e quindi c'è Francesco che ha il microfono, non è vero? Ah, perfetto. Per fare un chilo di carne, 4 litri di petrolio. 4 chili di petrolio. Buonasera a tutti, sono Mario Tucci, vengo dalla Terza, faccio parte del comitato referendario dell'Artimino Montrivelle. Intanto volevo ringraziare l'organizzatore dell'iniziativa perché ho apprezzato tantissimo lo spessore degli interventi che sono stati fatti, in particolar modo l'intervento del professore per quanto riguardava
l'analisi di quello e la critica e le conseguenze di quello che potrebbe succedere se dovessero andare in porto ulteriormente i progetti, dobbiamo dire, a chiare lettere del governo Renzi. E devo dire che ho condiviso molto anche l'intervento successivo del deputato, perché mette assieme l'importanza di una critica di un modello di sviluppo ad un'alternativa che appunto quello di un modello di sviluppo alternativo della decrescita, eccetera. Detto questo, volevo informare i presenti che noi domani sera alle ore 18:30 presso la sala della cavalleria, praticamente all'interno del Palazzo Marchesale, facciamo una seconda iniziativa referendaria sulla questione appunto delle trivelle, con due ricercatrici scientifiche, appunto una è la Paola Accori, della quale leggevo sulle diapositive che sono state prima proiettate nel suo nominativo, poi c'è anche Daniela Spera, che probabilmente molti conoscono per il suo impegno ambientalista del comitato provinciale Trivelle. Quindi io volevo invitare i presenti a partecipare anche a queste iniziative, perché ci tenevo anche a dire che dobbiamo anche in questa sede, sicuramente è una cosa scontata, però la dobbiamo in qualche modo allargare e ufficializzare, che questo tipo di iniziativa è un'iniziativa chiaramente che non finisce con la scadenza del 17 aprile, ma quella del 17 aprile è una scadenza importantissima, perché si tratta di vincere non la guerra, ma una battaglia importante, perché qualora noi dovessimo perdere questa battaglia andremo a legittimare un percorso governativo che noi qua tutti quanti stiamo avversando. Ed è chiaro che il governo ha fatto di tutto in questi anni, in questi mesi, per evitare che questa scadenza referendaria possa ottenere un risultato positivo, cioè il raggiungimento del quorum. Parliamo di 26 milioni di italiani che dovremmo portare alle urne a votare sì, diversamente perderemmo questa battaglia, quindi è importante che ci si attivi il più possibile al di là dei singoli movimenti, al di là dei partiti, anche attraverso dei comitati, affinché questa importante battaglia possa arrivare a conclusione all'interno di un percorso di impegno ambientalista che sicuramente il Movimento 5 Stelle condivide per le sue connotazioni anche, diciamo così, politiche della sua Costituzione, che per quanto riguarda il nostro territorio riguardano appunto ancora la battaglia contro l'inquinamento dell'Ilva, che in passato hanno riguardato e che ancora riguardano l'importante risultato che ancora non è arrivato a termine del Parco Regionale delle Gravine. Pensiamo alle battaglie precedenti contro i rifiuti nucleari e del deposito unico, che ci ha visto impegnati contro appunto quello che i governi precedenti volevano realizzare su Scanzano, eccetera. Quindi io adesso penso che sia importante lavorare tantissimo, oltre che sul piano di informazione, sulla scadenza referendaria, perché penso che questo tipo di interventi, se avessero avuto se riuscissero ad avere uno spazio anche mediatico, che evidentemente non si vuole avere, sicuramente raggiungerebbero la consapevolezza delle persone che il 17 aprile, malgrado il tentativo del governo di boicottare quella scadenza, perché tutti quanti sanno che il governo ha evitato la cosiddetta election day, ha evitato volutamente che si votasse contemporaneamente alle scadenze amministrative per fare in modo che appunto la gente non andasse a votare. Noi dobbiamo ribaltare, smascherare questa situazione e portare a casa questo importante risultato referendario. Per questo vi ringrazio e vi invito a proseguire l'iniziativa. Grazie. E ad unirsi agli altri comitati, contaminando anche le nostre realtà territoriali, perché non basta certo un risultato positivo di Castellaneta, di Laterza o di Ginusa, ma dobbiamo diffondere queste nostre ragioni su tutto il territorio nazionale. Grazie, grazie. Il signore prima ha detto. Sì, cerchiamo di essere un po' nell'intervento abbastanza concisi, vediamo la possibilità a tutti di poter intervenire. Buonasera, sono il dottor Felici. Come lavoro faccio tutt'altra cosa rispetto a un naturalista, un dottore commercialista, quindi non avevo niente a che vedere, anche se sono un convinto naturalista e un convinto meridionalista. Volevo rispondere al dottor Penantiolo sul discorso per quale motivo il petrolio, che non ha nessuna, almeno parlo della nostra zona, quindi Ionio e Adriatico, non ha alcuna valenza a livello economico, diventi priorità assoluta di un governo, o comunque di uno schema un po' più internazionale, non ha niente a che vedere con il discorso Italia, ma più internazionale.
io penso, e questa non è ideologia, credo che a livello politico ci voglia forse ben poco per capire. Sì, a livello politico ci vuole ben poco per capire. Credo che tutto sia fatto, anzi, credo che sia proprio una domanda che ti viene quasi spontanea, che credo che tutto sia fatto perché il meridione rimanga in queste condizioni. Cosa vuol dire? Che trivellando l'Adriatico o lo Ionio, non avendo una valenza economica a fare cose di questo genere, si voglia affossare per l'ennesima volta lo sviluppo turistico. Ricordiamoci che il Grande Salento è esploso guarda un po' in questi due anni. Quindi secondo me questa è fatta appositamente per distruggere l'economia meridionale per l'ennesima volta, o distruggere, ridimensionarla. A discapito di cosa? Può essere un discorso Spagna, può essere un discorso Rimini, da convenzionalista lo dico, può essere anche un discorso che avendo tolto buona parte degli affari a alcune zone turistiche del nord, il sud debba per l'ennesima volta tirare la testa. Questo è il mio punto di vista, può essere sbagliato. In realtà allora il progetto è un po' peggio, perché se così fosse non ci sarebbero richieste per permessi di trivellazione al nord, e invece il Piemonte che vogliono trivellare peggio di Provia, due anni fa c'erano 230 richieste, mica 2 o 3 in Piemonte. Sì, sì, però voglio dire, in realtà io credo che sia un discorso proprio di sistema, cioè ci sono alcune nazioni che vengono considerate come nazioni da depredare, sulle quali si va in modo predatorio. E l'Italia nell'ambito dell'Unione Europea è una di queste nazioni, perché se noi guardiamo lo schema, in ogni regione hanno cercato di attaccare qualcosa, di mettere qualcosa veramente di infame. Cioè, al sud abbiamo questi problemi, il problema di trivellazione purtroppo è trasversale, perché come dicevo, cioè, per quanto riguarda le industrie inquinanti, a Taranto hanno piazzato l'Ilva, a Trieste hanno piazzato una bella acciaieria, a Marghera in Cinerezza c'è un bel petrolchimico, c'è in mezzo alla Pianura Padana, c'era l'azienda di colorati Piemonte che ha avvelenato mezzo Piemonte. Però alcune nazioni questo atteggiamento predatorio è ancora più forte. In alcune è una depredazione delle risorse naturali, in altre è una depredazione del territorio, cioè un modo per tenere tutte le popolazioni, come potremmo dire, sottomesse. Nel momento in cui io ti costringo ad un'unica alternativa, ti tengo sottomesso, questo è sicuro. Non so quanto sia o possa essere una lotta tra vari settori turistici all'interno dell'Italia, quello non lo so. È vero che la Riviera Romagnola fa una promozione per se stessa, però alla fine se facessimo le trivellazioni in Adriatico, per come la circolazione che è una circolazione di salita, alla fine qualunque espressione di petrolio arriverebbe anche nella costiera adriatica. Per cui quello io direi di no. Però per quanto riguarda tenere l'Italia a un certo livello, dal punto di vista macroeconomico questa cosa avviene. Certo, chiaramente gli indizi ci sono tutti, però nessuno lo metterà mai apertamente, però in effetti il disegno appare per essere quello. Volevo fare solamente una considerazione. Attualmente ci abbiamo, anche non voglio parlare del referendum, no? Tanto poi concluderò Marco con un altro referendum, anche per rispondere all'amico del comitato rotativo. Attualmente nello Ioni abbiamo solamente una richiesta di prospezione con concessione con il CPT, cioè in attesa di decretazione del Ministero dell'Ambiente, di 4.000 km quadri di fronte a Gallipoli. Poi ci sono 4 richieste di ricerca che sono sullo stretto proprio giù dalle parti di Santa Maria di Leuca. Allora via Nicola, solo che devo confermare Nicola. Mentre invece tutte le concessioni del MISE sono tutte concentrate nella parte dell'Adriatico settentrionale e dell'Adriatico centrale. Cosa voglio dire? Non è una questione di turismo, non è che vogliono martoriarci, vogliono uccidere il nostro territorio per andare ad agevolare la parte di Rimini, avere nominato i Rimini in particolare. Loro sono prima a di noi,
comunicazioni in rete europea. Pertanto non è una questione di territorio, è proprio una questione, permettetemelo, logistica, una questione di corruzione anche all'interno del sistema solare. Fanno piattaforme, perché se non conviene il petrolio lo faccio lo stesso, tanto chi se ne frega, lo facciamo uguale e fanno lavorare in crisi, proprio il discorso della rivendita e del fatto che uno dice che è importante che si faccia girare soldi. Questa è l'unica spiegazione che ci si possa dare. Quella è una buona notizia, ma è una buona notizia confinata, nel senso che di principio è stata rinnegata l'obsolescenza programmata. Perché come principio per il quale tu compri un oggetto ben sapendo che si romperà, questo è un principio immorale, come tale non poteva che essere verificato. Però da lì a produrre una legge contro l'obsolescenza programmata, la Francia non ha fatto ancora niente. Non ha fatto ancora niente perché anche lei è inchiodata in quella che si chiama Unione Europea. E nel momento in cui lei imponesse che la vendita di prodotti all'interno del proprio territorio non dovesse rispettare dei criteri di durata e di qualità diversi da quelli di commercializzazione delle altre nazioni, subito si aprirebbe un processo di infrazione. Perché sarebbe innanzitutto un provvedimento anticoncorrenziale, quindi la commissaria alla concorrenza aveva prima di dire che abbiamo un processo di infrazione perché stiamo facendo questo. Però l'importanza risiede nel fatto che è stato stabilito un principio. Adesso la Francia cosa sta cercando di fare? Sta cercando di fare rete con altre nazioni dell'Unione Europea per raggiungere la massa critica, perché al di là di un certo numero di nazioni è possibile proporre all'interno del Consiglio d'Europa, che è quello dove vanno i primi ministri e uno degli organi decisionali, e anche della Commissione Europea, che è il sommo organo decisionale dell'Unione Europea, una normativa che sarà praticamente una direttiva europea, che uno bandisce l'obsolescenza programmata come principio e due stabilisce un criterio di responsabilità del produttore. Questa è la strada che percorreremo. La responsabilità del produttore vuol dire che il produttore è responsabile della costruzione di un oggetto con specifiche norme. Quindi verrà fissato alla fine quello che si chiama standard di durata e standard di costruzione. In questo modo si presuppone che sia la durata della garanzia che la durata utile della vita di un prodotto aumenterà. Però è un percorso che purtroppo, essendo in questo sistema tipo cappio al collo dell'Unione Europea, ha bisogno della partecipazione di altri. La sensibilità del Parlamento italiano a questo concetto di obsolescenza è molto bassa. L'80% non sanno cosa voglia dire e di quel 20% che resta una buona parte pensa che sia solamente per le console dei videogiochi, cioè nessuno le associa al frigorifero, alla lavatrice, alla lavastoviglie e anche all'automobile, perché l'automobile è il prototipo dell'oggetto sul quale si è fatta questa sperimentazione. Per cui quello che noi faremo sarà quello di fare pressione affinché il governo italiano innanzitutto si faccia promotore in sede europea insieme con la Francia di una legislazione su questo fronte. Però sappiate che la battaglia è tutta da percorrere. L'ultima cosa è quando vi propongo un elettrodomestico con estensione di garanzia a fronte di un piccolo pagamento di un sovrapprezzo, allora diffidate di quell'elettrodomestico, perché se qualcuno ti dice che dopo i 2 anni hai bisogno di un'assicurazione per estendere la garanzia a 5 anni, vuol dire che quell'oggetto potrebbe rompersi dopo 2 anni, però forse non lo comprarlo. Quindi si ritorna al punto di partenza. Cioè il primo diciamo, che deve avere lo stimolo è l'acquirente stesso. Se ti vendo una lavatrice che ha un prezzo ridicolmente basso, un dubbio mi dovrebbe anche venire. Quindi alla fine il messaggio che rimane sempre questo. Grazie. Buonasera a tutti, sono Daniele e sono attivista della Terza Attiva Cittadina. Volevo porre una domanda al
dotazioni parlamentari, le quali diciamo, tengono in considerazione dei reali diciamo, disastri che potrebbero verificarsi a seguito della realizzazione di queste piattaforme. Ecco, insomma, queste valutazioni sono redatte da tecnici che diciamo, fanno parte delle imprese petrolifere o comunque tecnici chiamati da enti a tutela dell'ambiente. Grazie. Allora, c'è un'anomalia di fondo in tutti gli studi di impatto ambientale. Gli studi di impatto ambientale devono essere prodotti dalle società proponenti attraverso dei consulenti che loro si scelgono di volta in volta, e purtroppo spesso scelgono dei consulenti compiacenti. La normativa dice genericamente che lo studio di impatto ambientale deve essere fatto da un tecnico competente. Io ho avuto fra le mani, meno male che la regione lo ha rigettato per inconsistenza dello studio, uno studio di impatto ambientale firmato da un commercialista che forse aveva dei problemi di identità professionale, non lo so, coraggio. E il problema non è tanto di chi fa lo studio di impatto ambientale, perché è giusto pure che la società si carichi del costo, che non è indifferente dello studio di impatto. E il problema è dell'organo valutatore, che spesso e volentieri non ha persone competenti. Uno studio di impatto ambientale deve avere un organismo valutatore che deve essere composto da più professionalità, perché c'è uno studio di impatto, prendiamo un impianto eolico, c'è uno studio di impatto ambientale sul paesaggio, quindi occorre uno che sappia leggere la relazione paesaggistica, c'è uno studio di impatto ambientale sull'elettrosmog, quindi ci vuole qualcuno che sappia leggere quella parte. C'è una parte dello studio di impatto ambientale che riguarda flora, fauna, biodiversità, ecosistemi, quindi occorre quantomeno un botanico, uno zoologo e un ecologo. Occorre un geologo che sappia leggere la relazione geologica. Spesso e volentieri il comitato di valutazione ci stanno 4-5 ingegneri assortito, giusto per dare colore, uno o due architetti e poi non altro secchio. Per carità, professioni rispettabilissime, professionisti rispettabilissimi quando fanno il loro mestiere. È come se io domani mattina da zoologo aprissi una clinica odontoiatrica perché guadagno di più. Finirei giustamente in galera. Loro no. Allora succede che poi chiedono chiarimenti. Questi chiarimenti sono già contenuti nel testo, ma c'è un problema di volontà. Guardate, io con oltre 250-270 studi di impatto ambientale credo di essere uno di quelli che in Italia ne ha fatti di più. Non li leggono perché quando ti arriva un mattone di 350-400 pagine più le tavole soltanto di relazione naturalistica, perché devi andare a vedere le componenti ambientali, non sono due. Una relazione zoologica deve prendere tutte le componenti faunistiche di un territorio. Quella botanica, io la professora, e così via cantando. Non le leggo. Io presento sto papiro, quelli mi guardano. Dico che c'è? Ma perché scrivi tanto? Come sarebbe dire perché scrivo tanto? Dico perché questo è il minimo sindacale. No, a noi ci piacciono le relazioni di 30, 40, 50 pagine. E che dici? Allora il problema è tutto lì, nel rapporto che c'è fra chi propone un'opera, che arriva al tecnico che deve fare la valutazione, lo studio di impatto ambientale, è già blindata. Questo è. Non è che
dice: scusa, mi dici se va bene, se non lo cambio? Già sarebbe un grosso passo avanti. No, questo a quel punto il tecnico deve fare semplicemente un lavoro. Sì o no? Punto. A me è capitato più di una volta che di fronte a progetti di impianti che veramente gridavano vendetta, io gli ho restituito il progetto dicendo: rinuncio alla parcella, questo fatelo fare da qualcun altro. Perché sono improponibili. Se gli dici di no, gli fai la relazione, garantito 30 secondi dopo stanno da uno e gli dice di sì. Passaggio successivo, pubblicazione dello studio di impatto. Lo studio di impatto a livello di logica è pubblico, perché i portatori di interesse possano avere la possibilità di fare delle osservazioni. Anche sulle osservazioni c'è di tutto e di più, per cui su 100 osservazioni 3 sono pertinenti e altre sono filosofia pura. Dopodiché, osservazioni, studio di impatto, passa all'ente valutatore, al comitato di valutazione. Comitato di valutazione che può essere provinciale, se c'è la delega della regione, oppure regionale, oppure Ministero dell'Ambiente. Il mio dubbio, c'era un vecchio politico che ha fatto scuola, che diceva: pensare male si fa peccato, ma di solito ci si azzecca. Cito l'onorevole Andreotti, il quale ha ragione. Quando uno mi approva, quando un comitato di valutazione prende un progetto come uno studio come quello che ho letto e gli dice di sì, mi viene da pensare un po' di cose. Uno, poveracci, l'hanno viati all'angolo delle strade. Due, stavano ubriachi. Tre, stavano prezzolati. Non so quale di queste tre opzioni sia la peggiore. Fatto sta che i risultati cascono tutti quando sono la nostra corda. Quindi un valutatore degno di questo nome avrebbe preso quello studio di impatto ambientale e lo avrebbe restituito, se educato, all'emittente dicendogli: abbiamo scherzato, adesso vai sul serio. E purtroppo invece non è così. Quindi è un insieme di responsabilità. Dalla scelta della società che affida al tecnico, dell'onestà e della capacità anche professionale del tecnico e dell'onestà e della capacità professionale dell'ente valutatore. Se tutti e tre rimestano nel fango perché dice che nel torto se ne sta bene, stiamo in guai. Una città di 50.000 abitanti a emissione zero.
grazie. Chi vuole rispondere? Credo che sarà una risposta in tandem. Dall'altra parte dell'Adriatico, la Croazia aveva cominciato a pensare a una serie di concessioni. Poi, molto probabilmente, si sono fatti 4 punti di tasca. E considerando che la Croazia sta diventando uno dei paesi più importanti da un punto di vista turistico, si saranno sicuramente chiesti se il gioco valeva la candela, si sono risposti di no, perché in un primo momento hanno fatto una moratoria di un anno e poi hanno deciso, stanno decidendo che forse è meglio lasciare le cose come stanno. E la Croazia era l'unica in questo momento che aveva queste spolacchiare il fondo dell'Adriatico. Le correnti dell'Adriatico solo in minima parte entrano in corso di tanto, per cui ognuno diciamo che si tiene i guai suoi sotto certi aspetti. Nell'Adriatico la situazione è tragica perché laddove succedesse un guaio qualsiasi, un evento qualsiasi, positivo o negativo, in un punto qualsiasi verrebbe democraticamente distribuito su tutto l'Adriatico per il gioco delle correnti. Nel Golfo di Taranto la situazione è molto simile, con una, forse un aggravante che mentre le correnti dell'Adriatico alla fine sfociano e vanno a finire nello Ionio e poi si disperdono, il Golfo di Taranto, questo scambio, come dicevo prima, è molto molto lento e quindi in pratica ha una diciamo una permanenza dell'inquinante tra virgolette superiore a quello che potremmo immaginare. Basti pensare soltanto a una cosa, fate una prova, prendete un bicchiere d'acqua e metteteci sopra un centimetro cubo di olio, vedrete che si distribuisce su tutta la superficie. Poi prendete questo bicchiere d'acqua, però lo mettete in una vaschetta di 20 cm per 20, ci buttate lo stesso centimetro cubo di olio e vedrete che si distribuisce con uno spessore più sottile anche quello su tutta la superficie. Che cosa significa? Che impermeabilizza e impedisce gli scambi di ossigeno fra l'elemento liquido e l'elemento aeriforme. Nell'acqua il contenuto di ossigeno arriva, nella migliore delle ipotesi, nei torrenti di montagna al 17%, nell'aria può superare il 40-45%. Quindi in acqua, se non c'è un ricambio continuo, si va a finire in asfissia. Quindi purtroppo il pericolo di questa cosa del petrolio è anche, non solo, ma anche questo qua. Quindi io quello che mi chiedo, vedete, è tanto mi pongo una domanda: scienza, dove sei? Sei andata a fare la settimana bianca? Perché, vedete, vi faccio solo questa rapidissima puntualizzazione. Io accendo il caminetto. Allora, che cosa faccio accendendo il caminetto? Prendo la legna, che è stata tagliata molto probabilmente l'anno prima, se non la voglio asfissiare fumo, e restituisco all'atmosfera l'anidride carbonica che quell'albero mi aveva sottratto. Bilancio zero. Quando io brucio una sostanza fossile, io restituisco all'atmosfera una anidride carbonica che è stata imprigionata, quindi sottratta all'atmosfera qualche centinaia di milioni di anni fa. Quindi io vado ad aumentare la percentuale. Quelle amministrazioni scellerate e molto goliardiche che hanno proibito l'accensione dei caminetti e hanno multato pure uno che vendeva le caldaroste perché dice dove va a carbonare la legna degli inquini, non hanno capito niente. Il problema è la fonte fossile, che innesca un altro processo. Qui mi leggo a quello che diceva sul discorso che ormai la fonte fossile è stabilita dalla scienza, non può girare. La nitride carbonica è uno degli elementi del gas serra, l'altro
dato importante il legato. Se con la leggera gorgia io aumento la temperatura dell'atmosfera, io vado a far sciogliere il permafrost. Che cos'è il permafrost? È il suolo prevalentemente gelato della Siberia e della zona artica. Che cosa c'è dentro questo permafrost? Bolle di metano. Tanto di quel metano non mettere paura. Quindi io aumento inizialmente la temperatura con la chimica carbonica. La chimica carbonica mi innesca lo scioglimento del permafrost, la liberazione di metano, altro forte gas serra, tombola. Questo è il perché. Io non voglio demonizzare il petrolio, però non c'è che la voglia della preistoria. Io demonizzo il modo scellerato in cui si usa. Io demonizzo il fatto che c'è stato delle posizioni a palla e le finestre spalancate. Io demonizzo il fatto che qui una macchina trattata da baccaglio che sta sotto casa nel portone a fianco. Allora, quello, l'alternativa. Allora, ci sono dei motori che sono stati messi in cantina perché i crediti sono stati acquistati dalle lobby petrolifere e che con un litro di gasolio, di benzina, facevano 40-50 km. Due, ci sono le auto elettriche che sono state messe anche loro in cantina. Vi siete accorti che non se ne parla più? Cioè, è stato il boom e non se ne parla più, chissà perché. Lo sviluppo delle auto elettriche è legato anche a un altro sviluppo. Oggi, io per esempio a casa ho un impianto fotovoltaico, io ogni giorno faccio funzionare tutti gli elettrodomestici e il mio divertimento è mettermi davanti al contatore e vedere che sta fermo. Dico, che bello! Ho portato la mia bolletta da 200-250 euro a 40-50 euro. Ci posso molestare. Il problema è che la sera l'Enel, anzi, il GSE mi compra la corrente che io profumo e non uso, me la compra a 7-9 centesimi, quello è. La sera quando io devo accendere la lampadina non la sbatte il brugno contro le porte, me la vende a 17-18 centesimi. Allora intelligenza, due neuroni bastano per fare un prodotto, cioè io me la accumulo. Il problema è che attualmente le batterie, cito le batterie Tesla che sono le migliori in questo momento, costano talmente tanto che nel corso della loro vita non riescono a far ammortizzare il loro costo. Perché? E perché stiamo a livello quasi di prototipi. Nel momento in cui si svilupperà la macchina elettrica e quindi la forza di trazione sarà quella lì, si svilupperà pure la tecnologia delle batterie e avremo delle batterie di alcuno che ci permetteranno di dire a me vieni ma togli sto roccio perché non mi serve più. Questo è il concetto di base. Ma che cos'è che ostacola questo fatto qui? Due cose. Uno, che in Italia la ricerca scientifica sembra una parolaccia, per cui quando dici che faccio ricerca scientifica chi il figlio lo porti a aspettare, è quello un cattivo soggetto. La seconda è che comunque c'è un interesse forte perché la ricerca in alcuni settori non si sviluppi, perché se no c'è qualcuno che c'è niente e invece ci si ingrassa. Questo è il concetto di base. Grazie. Allora io passo la parola a Marco, grazie per l'attesa. Ciao a tutti. Allora, credo che gran parte di quello che è necessario per continuare a essere quello che io dico sempre, moltiplicatore di conoscenze, lo abbiamo appreso, io ho compreso con il professore, anche con Carlo, ogni volta è sempre un piacere ascoltare sia le nozioni di scienze, sia i modelli economici che potrebbero effettivamente aiutarci a vivere meglio e andare verso la felicità. La decrescita felice, non si vede mai una seconda parola che è fondamentale, la felicità dell'essere umano dovrebbe essere alla base di qualsiasi scelta in
ricordo queste parole fondamentali che noi portiamo sul cartellone. Se voi vedrete sarà, diciamo, una bellissima campagna, perché a prescindere dal referendum noi continueremo a lottare affinché le tutele saranno completamente abolite. Bene comune e risorsa di vita. Il mare è fondamentale, prima ha dato dei numeri il professore per quanto riguarda le percentuali. Io quando ho appreso ad esempio che la maggior parte dell'ossigeno della nostra atmosfera viene dal mare, sono rimasto un po' scioccato in un certo senso, perché quasi tutti da piccoli pensano alle foreste, pensano alle piante, ma quello che alimenta innanzitutto l'ossigeno dell'atmosfera è il mare. Quindi pensate quanto importante è questa risorsa. Per rispondere al problema del referendum, indubbiamente noi alla base di tutto, a prescindere da quello che sia, noi il referendum andiamo a votare perché per noi la democrazia diretta, in questo caso il referendum, è una di quelle forme che tuteliamo, anzi noi andremo verso il referendum senza quorum. Andremo a votare sì, indubbiamente, perché anche se depotenziato questo referendum, come diceva Mico prima, comunque sarà un forte messaggio da parte della popolazione a questo governo. Non ci fermiamo, perché proprio il tour sulle mani del nostro mare mira ad arrivare innanzitutto alla consapevolezza e alla conoscenza di tutte le persone di quello che può accadere se noi scegliamo questo tipo di destino del nostro mare e dell'entroterra, e quindi cambiare completamente il paradigma per il nostro territorio. Quindi arriveremo sicuramente, questo si è capito, credo che sia una cosa fondamentale. Dobbiamo arrivare al governo, dobbiamo arrivare al governo per tutelare le nostre risorse, per tutelare l'ambiente, per tutelare la salute umana, perché non si parla, si parla poco, cioè se ne parla, ma se ne parla poco di impatto sanitario, quello che accade, quello che pagheremo poi, perché noi questo sviluppo attraverso l'uso del combustibile, abbiamo l'esempio anche di Taranto, abbiamo diversi esempi di quello che produce l'inquinamento, cioè tantissime malattie, tantissime patologie tumorali, tantissime anche mutazioni genetiche che cominciano ad avvenire. Il problema è che noi vedremo poi gran parte di questi mali, li vedremo fra 20-30 anni, quindi manca quella consapevolezza forse di tantissimi che vedono al momento il disastro, credono che è qualcosa che non ci riguarda, avverrà dopo. Carlo ha detto prima, fra 100 anni, se ci saremo effettivamente. Noi perciò dobbiamo cambiare questo modello economico, perciò dobbiamo capire che non ci porterà assolutamente alla felicità, e hanno creato appunto questa perversione. Noi ci alziamo la mattina per andare a lavorare, produrre, avere un reddito che poi ci consente di acquistare prodotti che poi devono comunque alimentare una domanda, quindi è una perversione, siamo entrati in un circolo veramente maledetto che non ci porta assolutamente a niente, ci sta danneggiando. E io ringrazio Francesco per veramente con Sabino che hanno questa forza di girare per terra e per tutto il territorio e continuare a informare. L'informazione è stata, la controinformazione è stato uno dei concetti principali per me nel movimento, che poi mi ha spinto a fare attivismo. Se vogliamo effettivamente arrivare a salvaguardare questo territorio, dobbiamo seguire questo esempio, continuare a informare. E chiaramente non è facile, perché abbiamo, come nel caso dell'olio di palma, abbiamo queste resistenze che continueranno a esserci da parte delle grandi lobby. Lo stiamo vedendo anche in sanità, sarebbe semplice attuare prevenzione primaria sul territorio per non ammalarsi, sarebbe semplice dire che l'IVA inquina, la prevenzione primaria dice che devi eliminare l'inquinamento e quindi andresti a già a risparmiare centinaia di milioni di euro e a rendere la società più felice. Quindi è proprio questo il concetto che, poi ripeto, è alla base della nostra lotta, e quello che mi ha spinto ad attivarmi e quello che spero tutti voi facciate stasera uscendo di qua, voglio dire, moltiplicando la nostra conoscenza e continuando a crederci, anche perché se ci fermiamo loro non vedono l'ora che ci blocchiamo, perché le lobby del petrolio, le lobby farmaceutiche, tutte le grandi lobby purtroppo non hanno paura di niente. Lo si sta vedendo anche in questi giorni per il glifosato, per esempio, quest'altra
maledetta sostanza che per molti non è cancerogena, invece voglio dire, ci sono studi scientifici che provano l'essere cancerogena di questa sostanza. Quindi siamo quasi alle porte della primavera, insomma, cioè siamo alle porte della primavera, siamo quasi alle porte dell'estate, perché tanto da noi è molto più veloce, ci vedrete spesso in giro con Giulia Maria del nostro mare. Il 17 aprile andremo a votare per tutti e due i motivi che ho detto, sia perché noi appoggiamo il referendum in generale, sia perché mandiamo innanzitutto un messaggio, qualunque sia il risultato. Poi presenteremo forse l'anno prossimo i nostri referendum per poter essere più forti e per abrogare completamente questa tecnica e proprio l'idea di andare a continuare a sfruttare il petrolio, che come è stato detto è una materia nobile, una grandissima materia che purtroppo sì effettivamente non c'è. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio per la pazienza. Quindi veramente la volontà è di portare informazione e soprattutto comunicazione.
concretezza sugli atti, perché non basta solo raccontare, ma se facciamo una lotta la portiamo fino in fondo, perché vogliamo raggiungere questo obiettivo che è di tutelare veramente la nostra civiltà da qui al futuro. Non basta semplicemente immaginare scenari apocalittici, ma bisogna veramente tutti farsi promotori. Quindi chi oggi è venuto qui ad ascoltare anche un concetto abbastanza grande e lungo deve diventare un ripetitore di quello che ha ascoltato, non deve fermarsi a quello che abbiamo raccontato, ma deve comunque informarsi, continuare ad approfondire per diventare portavoce di quello che noi stiamo cercando di trasmettere, perché questo è l'unico modo per diventare quell'onda di propagazione a livello informativo che è quello che loro non vogliono. E quando abbiamo fatto degli eventi Giulia Maria nel nostro mare, sulle spiagge c'era tantissima gente, abbiamo anche invitato i media per raccontare quello che facevamo, tranne la presentazione dei tour, vi assicuro che l'impatto mediatico che abbiamo voluto dare a tutti i media è stato relativamente basso. Quando invece i sindaci si sono riuniti in una spiaggia per abbozzare una firma che non aveva alcun tipo di valenza, per dire che noi combattiamo contro la liberazione, cioè gli stessi partiti che danno queste concessioni che distruggono il territorio, si arrogano di voler fare la battaglia delle battaglie. Guarda caso, quando sono loro a fare questo tipo di azioni, compaiono sulle televisioni, sono servizi che durano, a noi ci fanno il ritaglietto, fanno quelle immagini del negativo che magari al momento dell'apertura sembra vuoto, devono dare sempre l'idea di qualcosa che viene fatto, però lascia il tempo che trova. E loro è questo che vogliono, fermare questa onda anomala che si chiama Movimento 5 Stelle e che forse è l'unica forza politica che al momento è stata coerente nel tempo con il loro pensiero. Quindi io ringrazio il professor Pennacchioni per l'intervento e per me sono un affezionato conoscitore delle sue performance. Ringrazio Carlo Martelli e Galante per l'intervento, mi scuso di nuovo per la pazienza che ho avuto per chiudere, e poi ovviamente Francesco, perché oltre ad essere un amico, diciamo, è un compagno insieme a tutti gli attivisti e i portavoce che fanno parte del tour di questa battaglia che non avrà fine. Infatti appena avevo smesso la scorsa estate, io dopo 24 ore cercavo un po' di rilassarmi, cioè, no, abbiamo fatto l'evento finale su Bari, finalmente una settimana mi posso ripetere, il giorno dopo la mattina alle 8 mi ha chiamato dicendo sai, ed era anche in ospedale tra l'altro, che aveva avuto delle vicissitudini, proprio di giorno dopo sono operato, mi chiama alle 8 e mezza di mattina e dice Sabino, ho un'idea. Io mi faccio, che è successo? Secondo te se cominciassimo a fare dei incontri anche d'inverno sul tour? E invece abbiamo preso questa idea di continuare anche d'inverno.